Buonasera e benvenuti a questa diretta. Io mi chiamo Gemma Gemmiti e sono della casa editrice Gemma Edizioni. E abbiamo ideato due progetti quest'anno per cercare di stimolare la lettura attraverso la scrittura. Due progetti che vedono coinvolte le amministrazioni comunali di tutta Italia, con due progetti particolari: una città da favola, riservato ai comuni che hanno ricevuto dal CEPEL, dal Centro per il Libro e per la Lettura del Ministero della Cultura, la qualifica di città che legge, e un altro progetto che si chiama Favole al telefono, destinato a tutti i comuni d'Italia, che vedrà coinvolti i bambini e i ragazzi insieme ai loro nonni. Oggi siamo qui per festeggiare la Giornata Mondiale del Libro insieme a voi e insieme a tantissimi sindaci e assessori comunali che hanno deciso di dare il proprio apporto alla cultura attraverso questo nostro progetto. Siamo collegati con 15 amministrazioni comunali, delle tante che hanno già aderito, e speriamo che altre lo faranno in seguito, magari anche a questa diretta. Il nostro intento come casa editrice è da sempre, noi siamo nati a dicembre del 2015, è da sempre quello di creare una nuova generazione di lettori attraverso la scrittura. E devo dire che ci stiamo riuscendo. Quello che vedete alle mie spalle sono parte delle più di 100 pubblicazioni che sono uscite finora con le scuole di tutta Italia, e sono favole, sono fiabe, sono racconti, poesie, ma sono anche guide turistiche. Quest'anno nasceranno i primi due libri di ricette. Vogliamo parlare della nostra Italia dagli occhi dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Vi faccio vedere un libro presentando il primo comune che voglio appunto farvi conoscere, è Castel San Pietro Terme. Questo libro qui è quello che ha dato vita un po' a questa idea, Racconti a Castello. Lo scorso anno, noi lavoriamo tantissimo con le scuole, lo scorso anno ho conosciuto una dirigente della direzione didattica di Castel San Pietro Terme, la professoressa Giovanna Chianelli, e ci siamo trovate veramente in sintonia. Anche lei come me, ma come tutte le dirigenti e come tutti gli insegnanti, amano la lettura e credono che nella lettura ci sia davvero il senso, no, del costruire la persona che saremo quando siamo bambini. Quindi noi che lavoriamo con i bambini abbiamo anche questa grande responsabilità. Quindi volevo intanto presentarvi la professoressa Giovanna Chianelli, che ci può dare veramente una testimonianza di come possa un libro cambiare anche l'idea che un bambino ha di se stesso all'interno del libro. Mi spiego meglio. Certe volte il libro viene visto come qualcosa di distante da noi, no? Ma nel momento in cui io lo sfoglio e trovo il disegno che ho fatto e trovo il racconto che ho fatto, che ho colorato, che ho magari fatto vedere a mamma o papà, in quel momento io capisco che questo libro parla anche di me e comincio a leggere il libro in questa maniera, con questo atteggiamento. E poi accade che diventa anche contagioso, magari non mi accontento più del libro che ho scritto io, ma comincio a leggere anche gli altri. Ebbene, questo è quello che è accaduto a tantissimi bambini e ragazzi che hanno preso parte ai nostri progetti. Io dico grazie ai sindaci che stanno dando supporto, perché in questo momento, diciamocelo, non è semplice portare avanti anche un progetto culturale del genere dove c'è molta sinergia, no? Loro hanno voluto dire di sì, perché nelle priorità c'è anche la cultura, e sono veramente felice di questo. Giovanna, raccontaci della tua esperienza come dirigente poi quando hai aperto gli scatoloni e hai trovato questa meraviglia. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, buongiorno a tutti, questa è una bellissima occasione di condivisione di cultura e di bellezza. Io sono grata a Gemma che ci offre queste bellissime opportunità. E Gemma l'anno scorso mi ha contattato per propormi questo progetto che per me è stato contemporaneamente la realizzazione di un sogno e anche una grande spinta culturale. E quindi la mia scuola l'ha accolto favorevolmente. Abbiamo fatto un lavoro congiunto tra le quinte della scuola primaria e i 5 anni della scuola dell'infanzia, che hanno fatto tutta la parte dell'illustrazione del libro. Ed è uscito fuori un progetto che ha, come dire,
disperso bellezza, ecco, disperso bellezza e in qualche modo ha contaminato, perché come dice giustamente Gemma, la cultura fatta in un certo modo diventa contagiosa e i bambini che hanno coinvolto, poi purtroppo pensate che noi l'anno scorso l'abbiamo fatto in pieno lockdown, cioè noi i bambini erano per la prima volta a casa con la didattica, potete immaginare a distanza le prime esperienze, comunque poi alla fine ce l'hanno fatta tutti e il bello è che seppur a distanza è riuscito tutto nei termini e oltretutto le famiglie hanno tutte partecipato e quindi è diventato, diciamo, un gioco del paese, per questo poi piccoli racconti da Castello, perché il paese in qualche modo ha partecipato. Poi io ho un grande privilegio, sono una dirigente didattica di un comune che è molto attento alla cultura, è un comune che, come dice il sindaco, che purtroppo non c'è, e poi come dice ovviamente l'assessora che invece c'è, e per la scuola ci sono sempre ed è proprio vero e quindi mi ritengo veramente tanto fortunata perché il sogno di creare cultura e di contaminare i luoghi di bellezza lo riesco a realizzare in parte perché l'ho condiviso con Gemma, ma in altra parte grande perché il comune si spende per la scuola sempre e trova anche le risorse che, diciamolo, oltre al fatto che in questo momento di difficoltà di relazione c'è anche una difficoltà di reperimento di risorse, invece il comune di Castel San Pietro è veramente un comune sempre molto presente qui, io quindi sono particolarmente grata di lavorare in questo posto e sono particolarmente grata per aver avuto il privilegio di conoscere Gemma che mi ha permesso la realizzazione di un sogno a me e ai miei bambini. Io smetterei qua perché non voglio fare il tempo, insomma, ecco. No, che siete belli, perché siamo tanti, ho detto a tutti quanti 5 minuti così parliamo tutti ed è bellissimo questo. Io voglio spezzare una lancia nei tuoi riguardi perché tu hai voluto fortemente condividere questa tua bellissima esperienza con gli altri istituti comprensivi e anche le scuole paritarie che sono sul tuo territorio, bussando proprio alla porta di Giulia, in questo comune meraviglioso con 21.000 abitanti. Dobbiamo salutare il sindaco Fausto Tinti e Castel San Piero Terme è un comune situato nella provincia di Bologna, un comune meraviglioso, io ho visto un po' di foto perché poi ho questa curiosità, quando non conosco ancora il paese, non ci sono mai stata ma ci verrò presto, quando aderisce un comune vado a spulciare su Google per vedere le immagini, mi sono innamorata veramente di tutti questi comuni che sono, perché diciamocelo davvero, no? Il titolo della collana è Una città da favola, ma la nostra Italia è veramente tutta da favola, quindi il senso di questa collana è anche quello di portare a conoscenza le persone delle piccole realtà, perché noi conosciamo le grandi città ma le piccole no. Sì, a questo proposito volevo dire in questa sede che sarebbe bellissimo riuscire a condividere un progetto comune di relazione tra noi che partecipiamo a questo progetto, in maniera che i comuni si incontrano, i bambini pure, e quindi questo diventa poi altro che contaminazione, diventa veramente un grande sogno. Grazie. Io do la parola adesso a Giulia Naldi, assessora al comune di Castel San Pietro Terme, che ha sposato immediatamente questa idea e ha coinvolto anche gli altri istituti comprensivi. Abbiamo già fatto delle riunioni proprio per coordinarci e per cercare di capire al meglio come fare. E addirittura, grazie anche all'intervento di Silvia, che è un'altra dirigente scolastica che oggi non è potuta essere presente, probabilmente questo loro libro sarà il primo libro dove ci saranno anche dei video dove i bambini leggeranno ad alta voce la propria favola e ci sarà la traduzione nella lingua dei segni fatta direttamente dai bambini, perché all'interno di uno di questi istituti comprensivi, di queste scuole di Castel San Pietro Terme, c'è anche un insegnante che insegna ai bambini, pur non avendo bambini sordomuti all'interno, la lingua dei segni. Questo vuole essere un auspicio, no? Per il futuro, per cercare di contaminarsi, cioè usiamo le parole anche nell'accezione bella del termine, no? Contaminarsi di bellezza e rendere accessibile a tutti il libro come deve essere. Io do la parola a Giulia, spero che si riesca a connettere perché vedo un attimino la sua immagine ferma. Giulia, ci sei? Qualche minuto ancora non c'è.
Intanto si vede il sindaco Ernesto Toma. Sindaco, buonasera il sindaco a tutti, sono riuscito. Sono riuscito. Bene, non so se riuscirà a vedersi anche su Facebook, perché sì, anche su Facebook si vede benissimo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta, ok. Benissimo, benissimo, c'è anche il sindaco di Visto l'assessore anche. Sì, eccolo, sì, ce l'abbiamo fatta, ecco il sindaco, sì, sì. Benissimo, allora sindaco tolga l'audio in modo che non entra nel momento in cui parlano gli altri e continuiamo, vediamo se c'è, se Giulia riesce a connettere. Altrimenti Giovanna parliamo altri due minuti intanto che Giulia riprova a connettersi, perché Giulia aveva un impegno improrogabile però voleva esserci, perché sta connettendo dalla macchina. Sì, c'è però non si vede telecamera e si è bloccato anche l'audio. Mannaggia. Quindi... Sì, no, devo dire non mi risponde neanche, vediamo se io ho l'audio, sì, non mi risponde neanche al WhatsApp, quindi sinceramente non so, sarà in una zona un po' così, comunque... Allora tranquilla Giovanna, intanto andiamo avanti e poi ritorniamo indietro a Castel, tanto ci piace girare l'Italia, e adesso a Bologna, io vi porto in un paese meraviglioso a sud della Sardegna, quindi dall'Emilia Romagna. Io devo confessare questa cosa che prima ho detto quando non eravamo in diretta, ma siccome io sono così, lo dico, gli amici mi chiamano Garibaldi perché sto riunificando l'Italia. Praticamente adesso dall'Emilia Romagna ci spostiamo al sud Sardegna, ci spostiamo nella città di Iglesias con 26.000 abitanti. Salutiamo il sindaco che non è potuto esserci, il dottor Mauro Usai. E salutiamo l'assessora Claudia Sanna, che invece ci sarà veramente velocemente perché tra pochissimo presenterà un libro bellissimo, proprio perché questi comuni sono comuni virtuosi, quelli che stanno partecipando ai nostri progetti, e sono pieni di iniziative nonostante la pandemia. Si può fare. Quindi, assessora Claudia Sanna. Sì, buonasera a tutti. Mi sentite? Buonasera. Allora, un saluto a tutti i colleghi, insomma, che insieme a me sono intervenuti in questa bella reunion di questo progetto veramente molto, molto bello, molto interessante. E niente, io sono ovviamente, intanto vabbè, porto i saluti anche del sindaco, che non è qua con noi. E in particolare, dunque, il progetto perché abbiamo partecipato. Città da favola, Iglesias è una città da favola, quindi non poteva, insomma, mancare in questo bel progetto. L'ho trovato molto interessante perché è sicuramente un modo per stimolare la fantasia dei ragazzi, quindi un'occasione unica, devo dire, rivolta a tutte le scuole, peraltro in un momento molto molto particolare che vede i nostri ragazzi, ahimè, risentire anche un pochino forse, no, di questo isolamento dovuto all'utilizzo della DAD, quindi della didattica a distanza, un modo per come dire, portarli, renderli partecipi, ecco, per renderli ancora più attivi. Peraltro dicevate giustamente che come dire, ritrovare ciò che si scrive in un libro, no, per i ragazzi è una cosa bellissima. Spesso è difficile, no, avvicinare i bambini, i giovani alla lettura, per cui trovo che questo invece sia uno strumento utile proprio anche per questo motivo, per l'avvicinamento alla lettura, che io come assessore alla cultura difendo, come dire, ampiamente, quindi è che promuovo sotto ogni aspetto, quindi con tanti eventi, con tante iniziative, tant'è che lo avete già detto, Iglesias appunto ha ricevuto il riconoscimento di città che legge, e quindi insomma mi ritengo particolarmente orgogliosa di aver preso parte a questo progetto, ovviamente con me tutta l'amministrazione. Siete il primo comune proprio della regione Sardegna a partecipare, quindi è un bel traguardo, no? Arrivare primi in questo, e vi siete voluti assicurare un posto, anche se in realtà avete deciso di cominciare probabilmente il progetto il prossimo anno, quindi di far parte della collana Una città da favola del 2022, proprio perché in questo momento di pandemia le scuole sono un po', diciamo così,
oberate, no, di lavoro da fare, sì, per cercare di portare a termine il tutto, però volete esserci, quindi io, sì, ho accolto veramente con molta gioia il vostro sentire, l'ho abbracciato, no, perché adesso ci, sì, abbracciamo, ma infatti, a distanza. Questo dimostra appunto l'interesse e la voglia che l'amministrazione ha, la mia in particolare, appunto di voler realizzare concretamente il progetto, pur rendendomi conto appunto della particolare situazione e delle difficoltà che le scuole anche ovviamente stanno vivendo in questo momento così delicato. Capisco bene che conciliare didattica a distanza con progetti di un certo tipo non sia facile, ma non ci arrendiamo assolutamente. I canali, anzi quelli in streaming eccetera, sono anche quelli un supporto importante, che ovviamente non fanno perdere il contatto con la didattica, con quello che è l'insegnamento. Ma questo non basta a crescere, quindi la lettura aiuta molto, sono necessari questi progetti. La lettura, d'altronde, io lo dico sempre, è il modo per costruire, no? La fantasia, per costruire in generale, per aprire mondi, perché senza la lettura purtroppo non conosceremo il passato, non capiremo il presente, non saremo in grado di costruire il futuro. È proprio con questo spirito, Assessora, che noi abbiamo deciso di aprire una casa editrice a dicembre del 2015, con questa idea un po' strana di avvicinare veramente i bambini alla lettura, creando nuove generazioni di lettori. Magari i risultati si vedranno tra un po', non si vedranno subito, perché un bambino di 4-5 anni, quando disegna una filastrocca insieme alla maestra, insieme agli altri compagni di scuola, magari non percepisce l'importanza di quello che sta facendo, ma poi riconosce il disegno dentro a un libro. Quando entra in libreria e vede il suo libro, il libro che ha fatto insieme con i suoi compagni di scuola sopra uno scaffale, ma questo, vi dico la verità, accade anche per i ragazzi delle superiori che stanno partecipando ai nostri progetti, cominciano ad avere, magari quel libro il loro già ce l'hanno, no? Perché l'hanno già preso prima, l'hanno già acquistato prima, e magari viene il loro l'appetito e ne comprano un altro, e comincia veramente un'educazione alla lettura. Quindi noi adulti, che crediamo fortemente che la lettura sia la chiave di volta proprio per una società migliore, perché se io leggo riesco anche a esprimermi meglio, riesco a comprendere meglio, e quindi quell'analfabetismo funzionale di cui siamo purtroppo pregni, magari anche in questo modo potremmo dare veramente un supporto per cercare di abbassare quella soglia, che purtroppo invece è molto alta e sappiamo i risultati poi quali sono. Per cui questo progetto proprio vuole fare proprio questo. Noi quest'anno abbiamo deciso, dopo questi 5 anni passati a lavorare direttamente con le scuole, di coinvolgere anche le amministrazioni comunali. Ci è venuto in mente in questo momento nel quale dobbiamo cercare di fare rete per aiutare questa società ad uscirne fuori. Quindi chi meglio di chi costruisce l'individuo come la scuola, di chi lo tutela come l'amministrazione comunale, e di noi che costruiamo nel nostro piccolissimo, perché siamo una piccola casa editrice, proviamo a costruire con le parole la società che sarà. Quindi unendo le forze, perché io la parola che adoro è la parola insieme. Solo insieme riusciremo a fare qualcosa di buono. Quindi io ringrazio lei, ringrazio tutti quelli che sono presenti adesso e quelli che magari non si sono potuti collegare, altri comuni che aderiranno ancora, perché state cogliendo veramente il senso. Se impariamo a ballare adesso sotto la pioggia, perché adesso piove, davvero piove, nel momento in cui splenderà il sole, veramente sarà un bel ballare. E voi avete già colto quell'opportunità del sole, poi la Sardegna con il sole è meravigliosa. Per cui, Assessore, veramente la ringrazio di essere voluta. Grazie a voi. In questo momento nel quale, diciamolo, lei sta per presentare un libro importantissimo, facciamoci pubblicità, sì, per carità. Lo possiamo dire. Assolutamente sì, noi adoriamo anche le altre case editrici, una casa piena di libri, anche delle altre case, perché a me non mi bastano, insomma. Sì, sì, infatti, tra un po' mi collego, perché ho l'onore, insomma, l'onere anche di presentare l'ultimo libro di Sveva Casati Modignani, Il Falco, quindi insomma un'occasione importante, importantissima, e non da meno lo era questo, quindi ci tenevo, lei lo sa, grazie, ad essere presente, e veramente insomma credo che presto si possano vedere i frutti di questo bellissimo progetto. Io vi ringrazio per avermi invitata a partecipare e saluto tutti i colleghi presenti.
Io la ringrazio, assessora, ci saluti, un abbraccio a tutta la Sardegna, veramente abbiamo lavorato in Sardegna, anche noi, sia a Porto Torres che anche ad Oristano, con due istituti scolastici di là, veramente dei progetti molto. Quindi molto. Allora vi manca effettivamente il sud, Iglesias, perché siete stati su a metà e quindi vi manca. Esattamente, così completiamo anche la visita, insomma. È veramente una zona che merita di essere visitata. E anche essere nel vista. Cibo, ho mangiato la pizza Eleonora e da loro con mele e gorgonzola e zucca, buonissima, quindi da allora è la mia pizza preferita, quindi anche la gastronomia, insomma, è importante assolutamente nella nostra bella Italia. Io la ringrazio e la saluto. Grazie a voi, grazie, saluto tutti. Buon evento per dopo. Grazie, grazie mille, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Giovanni, senti? Non so se c'è... Gemma. Ah sì, eccola Giulia, ti vedo, perfetto Giulia. Io in realtà vi vedevo, ma vedevo che non mi vedevate voi, quindi un po' di allora, l'assessore alla cultura di San Pietro Terme. No, alla scuola, scusami. Di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Ecco, abbiamo presentato Giovanna, quindi tu hai sentito tutto, quindi puoi dire la tua. Tanto ti ringrazio di essere qui, anche nonostante il tuo impegno impellente. No, ringrazio voi intanto per aver organizzato questo evento. Proprio in... Si è bloccato l'audio e il video? E oggi non riusciamo con Giulia, mamma mia. Poi magari ci saluteremo dopo. Giulia, io non riusciamo a sentirti e non riusciamo a vederti. Fai pure quello che devi fare, non ti preoccupare. Poi magari quando hai finito, anche con un messaggio su WhatsApp, me lo dici e ti ripresento al volo. Questo è il bello della diretta, come diceva qualcuno di importante. Allora, intanto io vi voglio presentare, e continuiamo il nostro viaggio nella nostra bellissima Italia, il comune di San Severo. Al comune di San Severo è a 48.000 abitanti, salutiamo il sindaco, l'avvocato Francesco Miglio, che adesso non può essere presente, ma c'è l'assessora Celeste Iacovino, anche lei aveva un impegno improrogabile con la giunta tra poco, per cui ha chiesto di parlare prima. Il comune di San Severo è in provincia di Foggia, è stato il primo comune in assoluto a ufficializzare l'adesione al progetto Una città da favola, riservato appunto ai comuni d'Italia designati della qualifica città che legge dal CEPEL. Io l'assessore alla cultura, la dottoressa Celeste Iacovino, ecco. Giulia, ci sei? Sì, scusate, problemi col telefono. Dicevo, intanto sono contenta anche di poter parlare dopo la Sardegna, perché è una terra che adoro, specialmente il sud, quindi mi fa piacere che siamo, che ci entriamo tutti in questo bellissimo progetto. E a me è stato proposto dalla dirigente scolastica Giovanna Chianelli, come ben avete saputo, che già aveva avuto un rapporto con voi, aveva seguito quel bellissimo progetto con voi del libro che è stato pubblicato l'anno scorso, e mi è sembrato bellissima l'idea di realizzare un libro di favole, di scritti ambientati nel comune. Non tanto perché abbiamo bisogno di farci pubblicità, non è quello, ma più che altro perché abbiamo la possibilità anche di far affezionare i bambini, gli alunni al loro territorio e anche di contribuire a fortificare un'identità territoriale, che secondo me è sempre bello, come è bello anche poter avere scambi culturali con gli altri territori. Quindi intanto questo. Poi abbiamo pensato, ma perché fermarci solo alla direzione didattica, cioè una scuola? Perché non coinvolgiamo tutti? Siamo riusciti a coinvolgerli tutti, quindi l'Istituto Comprensivo con la dirigente Silvia Palladini, la Dolociano Sarti con il dirigente Gabriele Ravaglia, Malpighi con Valentina Di Pietro, Sacro Cuore di Poggio con Anna Rosa, e quindi insomma diventerà secondo me un'opera rappresentativa del territorio e che rappresenta anche un percorso di collaborazione fra storie, tra scuole anche molto diverse tra loro. E intanto ci saranno sia anche la secondaria di primo grado, la primaria e l'infanzia, ma insomma scuole diverse tra loro tutte insieme in un progetto, che per me è una cosa bellissima, che proprio mi emoziona. Intanto ci tengo anche a ringraziare adesso la casa editrice che ci dà questa possibilità, perché è una cosa, insomma, senza questo
questa idea non ci avremmo mai pensato sicuramente. E poi credo che sia un modo per permettere ai ragazzi, agli alunni di riacquisire, l'hai detto forse tu prima Gemma, fiducia in se stessi, in un momento in cui sicuramente anche la capacità di sognare, di creare, sicuramente viene un po' lesa da questa situazione in cui già la didattica a distanza è difficile, bisogna pensare alle priorità e a mantenere il percorso scolastico ed educativo, e invece in questo modo sicuramente si riprende anche a sognare, a pensare alla creatività. Gli insegnanti sempre si impegnano nel far stare bene, nel trasmettere i concetti anche in modo, diciamo, alternativo, in modo creativo, però è uno strumento in più molto importante, secondo me molto molto di valore, e sono felice perché anche gli altri dirigenti scolastici hanno riscontrato questo valore e hanno deciso di stare insieme a noi in questo progetto. E sì, l'amministrazione è sempre vicina alla scuola, deve esserlo per tutti i problemi che ci possono essere, ma anche in qualche progetto innovativo, e anche perché crediamo formalmente fortemente nella capacità che ha la lettura e nella creatività, nell'arte, nella bellezza. L'ha citato Giovanna, quanto è fondamentale credere anche nella bellezza, perché arricchisce la nostra vita. Sicuramente la cultura questo fa e dobbiamo contribuire anche noi, quindi grazie, non vedo l'ora che abbiamo il lavoro. Intanto non è solo avere il libro, ma anche il percorso che si fa per arrivare al libro, quindi che i bambini lavorino su questa cosa, che poi trovino il proprio nome, il proprio lavoro accessibile a tutti. E sì, ci tenevamo molto che fosse un libro accessibile a tutti, quindi sono felicissima che gli insegnanti abbiano pensato, e comunque anche noi abbiamo dato lo stimolo, di inserire il linguaggio dei segni, di creare un libro che sia il più possibile inclusivo. L'integrazione e l'inclusione è un altro dei nostri principi fondamentali, oltre a quello di fare rete che tu citavi, e ti ringrazio perché è una politica che cerchiamo sempre di attuare, tant'è che cerchiamo di fare anche spesso progetti che integrino la scuola anche con le formazioni sociali presenti sul territorio, perché è un modo per far conoscere anche ai bambini che cosa c'è oltre la scuola e che cosa possono fare anche nel dopo. Quindi grazie a tutti e anche ai colleghi. E grazie a voi Giulia, grazie di aver avuto di voler dare questo supporto alle vostre scuole e di aver anche deciso di far sì che ogni bambino poi abbia la propria copia, insomma, perché il comune si è speso anche ben oltre quello che era richiesto dalla casa editrice per poter mettere in piedi il progetto. Condividiamo la stessa idea, Giulia, bisogna tenere forte e bisogna creare il pensiero felice, lo diceva Peter Pan, parliamo esatto. Di favole, nominiamo una delle favole per eccellenza. Creare il pensiero felice per loro, ma crearlo anche per noi, perché io vi assicuro, cominciando a sfogliare queste favole che stanno arrivando, si respira aria nuova, e Dio solo lo sa quanto abbiamo bisogno di respirare aria nuova. Tantissimo. È proprio il pensiero felice quello che intendevo, brava, proprio quello. Peter Pan, uno esatto. Dei miei cartoni animati preferiti, delle mie storie preferite. Anche la mia, ti giuro. Ti ringrazio Giulia, ti lascio alle tue cose, in bocca al lupo per quel che devi fare e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, un abbraccio. A presto. Allora, io stavo presentando l'assessora Celeste Iacovino del comune di San Severo in provincia di Foggia. Ecco, vediamo se c'è. A Foggia, a San Severo, hanno ben 4 istituti scolastici che parteciperanno a questi progetti. Il comune di San Severo, dicevamo, è stato il primo comune in assoluto a ufficializzare l'adesione al progetto Una città da favola, che appunto è riservato, come dicevamo, a quei comuni virtuosi che hanno già ricevuto dal CEPEL la qualifica di città che legge. E l'avvocato, il sindaco Francesco Miglio si è rivelato immediatamente proprio entusiasta di partecipare a questo progetto. E c'è la dottoressa Celeste Iacovino collegata con noi. Celeste, la parola a te. Grazie Gemma, buonasera a tutti e porto i saluti del nostro sindaco che oggi non è potuto intervenire. Saluto anche affettuosamente tutti. Mi sentite? Sì, saluto... mi sentiamo.
Saluto anche tutti i sindaci presenti, i colleghi assessori. E Gemma, tu lo sai, appena noi abbiamo ricevuto la vostra proposta ci siamo subito entusiasmati, anche perché è una proposta un po' particolare. In verità, in un momento del genere, in cui le scuole stanno vivendo una difficoltà nella didattica, io faccio una selezione accurata dei progetti da sottoporre alle scuole, perché non vorrei soffocarle, non vorrei rendere ancora più difficile quella che è la didattica in un momento del genere. Però quando ho letto con attenzione il progetto, devo dire che l'entusiasmo ha preso sia me che il nostro sindaco, perché come dicevate, noi abbiamo come obiettivo quello della crescita culturale della città, tutti gli assessori hanno questo obiettivo e siamo ben consapevoli che con la cultura si cresce economicamente e si crea dei cittadini consapevoli che potranno essere attivi nella nostra società in maniera positiva. E molte iniziative, devo dire, noi promuoviamo per creare questa coscienza e promuovere la cultura nella nostra città e far trasformare i nostri ragazzi, i nostri bambini, perché noi abbiamo coinvolto, come dicevi tu, bambini dalle scuole dell'infanzia fino alla scuola media. Abbiamo 4 istituti comprensivi che coinvolgono quasi 4.000 studenti, perché la nostra popolazione studentesca è di circa 8.500 studenti, dall'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. E coinvolgere tutti questi studenti è stata una cosa che, insomma, ci ha fatto molto piacere. E per questo io non posso che ringraziare, perché il loro lavoro è quello che dà la possibilità di creare questo volume, tutte le dirigenti scolastiche e le referenti che si stanno occupando di questa iniziativa. Quindi un ringraziamento alla docente Settanni della scuola elementare De Amicis, alla docente Splendido della scuola Zanotti Fraccacreta, alla docente Maffeo di San Benedetto Andrea Pazienza e alla docente La Pietra dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco Palmieri. Noi abbiamo anche una biblioteca comunale molto attiva che è in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche e quindi abbiamo deciso di collaborare il nostro comune con la biblioteca comunale e le scuole, per cui ringrazio anche la referente, che è la dottoressa Pistillo, che sta facendo da collante in questa iniziativa. Ci siamo incontrati ultimamente e penso che siamo in dirittura d'arrivo, quindi a breve i bambini avranno la soddisfazione di vedere il loro lavoro stampato, i loro disegni pubblicati e noi amministratori avremo la possibilità di poter vedere cosa i nostri bambini vedono e qual è l'impressione che riescono ad avere della nostra città. Avere lo sguardo dei bambini è una cosa fondamentale per noi amministratori, perché possiamo capire dove intervenire, laddove ci segnalano, anche in maniera indiretta, se ci sono delle emergenze e delle esigenze a cui andare incontro. Quindi il libro che diventa anche motivo di ascolto, questo è molto importante. E sei Celeste, hai centrato un altro dei punti che sono stati un risvolto del nostro progetto. Noi in realtà quando abbiamo aperto la casa editrice avevamo solo questo sogno, no? Creare una nuova generazione di lettori attraverso la scrittura, ma in realtà è successo tanto di più, perché spesso noi adulti, noi genitori, a parte le amministrazioni comunali di cui, ma io parlo proprio da genitore, no? Non ci mettiamo all'ascolto dei nostri figli, non li ascoltiamo abbastanza, si creano come dei muri tra le nostre generazioni che ci impediscono questo. E poi troviamo invece nella scrittura un modo per comunicare davvero. Tante volte io mi sono trovata a leggere dei racconti fatti anche da bambini o dai ragazzi nei quali si denunciava anche un disagio. Io ne racconto uno, in uno dei nostri primi volumi un bimbo raccontava la favola di un gnomo invisibile e leggendo la favola la sua mamma si è resa conto che parlava di se stesso, che descriveva un fungo dove lo gnomo abitava, che in realtà era la cameretta che condivideva con il fratello più grande, che si era fidanzato, per cui non giocava più con il bimbo più piccolo. Per cui la mamma, durante la presentazione del libro della scuola, mi è venuta a ringraziare dicendomi, sorridendo, ha salvato la mia famiglia, perché in realtà
per noi magari ci fa sorridere una piccola cosa, ma quel bimbo viveva un disagio. Quindi mettersi all'ascolto anche attraverso un libro è veramente necessario, e che lo dica un amministratore comunale che si mette veramente umilmente all'ascolto persino di un bambino per migliorare quello che il bambino poi vivrà, che è la città, è veramente lodevole, Celeste. Sono molto contenta di queste parole, perché non avevo pensato a questo ulteriore risvolto che potrebbe esserci. Voi amministratori poi ovviamente lo leggerete il libro e potrete accorgervi di qualcosa che può essere migliorato, che poi il senso di amministrare, no? Il senso della politica dovrebbe essere proprio questo, quello di migliorare la società che ci circonda. Quindi grazie. Grazie a voi. Sempre la parola più bella, insieme. Anche un bambino può cambiare. Il nostro slogan è: il mondo si può cambiare con le parole, ma non a parole. E lo dimostreremo di nuovo anche con questa collana, che lo ricordo, l'intera collana, una volta completata con tutti e 50 i volumi, c'è ancora qualche posto, quindi i comuni che sono all'ascolto possono inserirsi anche da quest'anno. L'intera collana, composta da 50 volumi, sarà donata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione e a quello per la Cultura, perché consegneremo nelle loro mani l'Italia da favola. Quindi questo è un ulteriore sviluppo del progetto. Celeste, io ti ringrazio tantissimo. Io vi ringrazio, mi scuso se lascerò, perché ho non una giunta ma una riunione con dei collaboratori per un progetto che stiamo proponendo. Per ti cui... parla sempre di cultura, quindi sempre di cultura. Grazie a tutti e complimenti, Gemma, complimenti. Possano essere approvati dall'intera giunta, perché come mi raccontavi ieri sono tutti d'accordo, quindi dai, ce la possiamo fare. Ce la faremo. Progetti. Buona giornata, a presto, Celeste. Arrivederci a tutti, grazie. E continuiamo il nostro viaggio di Garibaldi, ormai continuiamo il nostro viaggio, e dalla Puglia ci spostiamo in Veneto, in uno dei piccoli comuni che ha aderito al progetto Una città da favola. E io vi presento il sindaco di Polesella. Nella provincia di Rovigo c'è un piccolo paese di 3.729 abitanti, io questo, magari sono 28 20, o 30, insomma, saranno diventati nel frattempo. E vi presento il sindaco, il professor Leonardo Raito, o Raito, io mi sbaglio sempre con gli accenti, e l'assessore Silvia Vignaroli. E voglio presentarvi questo comune perché quando ho conosciuto Silvia ci siamo subito trovate come vecchie amiche, veramente, perché condividiamo questa passione, che è quella dei bambini, quella dei ragazzi e quella del libro. La parola a lei, sindaco Leonardo Raito, o Raito? No, va bene Raito. Va bene Raito. Mi metto l'accento, così non... Mi arrabbio se sbagliate l'accento, però non è un problema. Cioè, sono abituato a sentirmi chiamare così da 40 anni, quindi... Ok. Va bene Raito, dai. Accettiamo. Lei con i ragazzi ha spesso a che fare, perché è docente all'Università di Padova, di storia contemporanea, mi sembra. Sì, ho a che fare sia con i ragazzi che con i libri, insomma. Quindi si abbinano due cose che fanno parte del progetto e mi piacciono molto. Insomma, io sono uno storico che scrive di storia da tanti anni e quindi, insomma, conosco anche un po' il mondo delle case editrici, le difficoltà che stanno attraversando in questo momento, il tema dell'editoria digitale, tutte queste cose, insomma, che sicuramente... però sono un tradizionalista, amo la carta, quindi, insomma, anch'io ho la casa piena di libri, non so più dove metterli, ma ben venga anche questo, perché credo sia un bellissimo progetto per i nostri ragazzi, assolutamente encomiabile, direi. Bene, io la ringrazio per aver accolto da subito il pensiero, e abbiamo sorpreso anche Silvia, perché Silvia era partita proprio in quarta con questo progetto. Anzi, voglio dire una cosa, voi come comune piccino, meno dei 5.000 abitanti, le copie che dovreste prendere sarebbero solo 100. In realtà voi avete già stanziato i fondi per acquistarne 200, per far sì che ogni bimbo poi possa avere la propria copia. E questo, insomma, è un punto in più, perché avete capito ed accolto la bellezza del progetto e la possibilità, date la possibilità ad ogni bambino veramente di sfogliarlo. Quindi grazie, sindaco. Guardi, Gemma, posso raccontarle un segreto, perché poi alla fine, insomma, sì, tanto siamo solo io e lei, vada tranquillo. Abbiamo anche dei segreti su queste cose, no? In realtà, tanto quando mi dice che avete fatto questa asse con Silvia mi preoccupa molto, perché quando
gli assessori partono con il turbo, è pericoloso per un sindaco che non riesce più a controllarli dopo. Lo dico a tutti gli assessori che ci sono in linea, ecco, non fate preoccupare troppo i vostri sindaci, perché sennò diventa difficile poi controllarvi e tenervi sott'occhio. Scherzi a parte, io ricordo che da bambino la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che è una fondazione molto ricca che finanzia moltissimi progetti culturali, aveva fatto un progetto simile a questo, chiedendo alle scuole di produrre dei racconti che poi in realtà non parlavano del proprio paese, del proprio territorio, e li aveva poi raccolti in un volume che era stato donato a tutti gli studenti della provincia di Rovigo. Questo mi era rimasto veramente impresso, che ce l'ho ancora nella mia libreria come un ricordo molto bello, e ho pensato che se i ragazzi di oggi hanno la possibilità di vivere un'esperienza, di avere un ricordo come quello che ho avuto io allora, possa sicuramente essere degno di nota. E poi insomma c'è il lavoro di riflessione anche sul proprio territorio, considerando la città da favola, che secondo me costruisce anche quel senso di appartenenza e di riflessione sulla comunità e sul territorio, che è un altro punto di forza e un motore di questa iniziativa. Quindi insomma io vi faccio i complimenti, abbiamo accolto con piacere questa opportunità, abbiamo sempre considerato che un investimento in cultura non è una risorsa sprecata, ma è sicuramente qualcosa che guarda anche al futuro della comunità, della collettività, del territorio, e quindi insomma siamo ben lieti di aver stanziato questo finanziamento per poter poi regalare a tutti i nostri ragazzi una copia di questo libro, che poi insomma faccia parte anche del loro bagaglio culturale, intellettuale, di ricordo e di vita, che è sicuramente molto importante. Quindi vi ringrazio davvero per l'iniziativa e per quanto state facendo. Sarà bellissimo sfogliare questo libro. Io già ho visto qualche immagine e me ne sono già innamorata, quindi già con Silvia sì, ha ragione, siamo pericolose insieme. Sì, molto. Confessiamo questa cosa, Gemma, in realtà è una collaborazione molto pericolosa. Perché da qui poi Gemma seguiranno altri progetti, ovviamente, finché rimarrò in amministrazione, comunque fino al 2024 c'è tempo. Quindi questa no. È una promessa, Silvia, o una assolutamente minaccia? Assolutamente sì. Diciamolo al sindaco, insomma. Una minaccia, una minaccia. O più una minaccia, forse. Non ho sfiduciarla prima e cambiare assessore, però no. un anziano meno attivo che sicuramente mi dà più tranquillo. Ecco, meno creativo, oserei dire. Sì, assolutamente. No, io quello che invece aggiungo rispetto a quello che ha detto il sindaco è sicuramente quello che va premiato, è la creatività dei bambini, perché quando siamo stati noi come comune a presentarlo all'istituto comprensivo e non il contrario, perché effettivamente il contatto l'hai avuto con me. Io quando ne ho parlato con la dirigente è stata da subito entusiasta e ha chiesto a me di presentarlo poi alle insegnanti. Per cui ho avuto questo ingrato compito da un certo punto di vista, perché quando abbiamo fatto il meet tutte composte ho trovato un po' di incertezze, un po' per il momento chiaramente, perché tra il fatto che non si può uscire e il fatto che comunque si è limitati a fare un sacco di cose, gestire dei bambini a distanza, con la didattica a distanza e soprattutto anche i bambini non potendo recarsi fisicamente nei luoghi, diventava più difficile. Ed è per questo che io, oltre alle insegnanti che hanno cambiato completamente, perché durante l'ultimo interclasse, perché oltre da assessore sono anche mamma, per cui anche come rappresentante di classe, e le insegnanti mi hanno proprio riportato comunque un cambiamento notevole del fatto che i bambini hanno dimostrato tantissima creatività, per cui io ringrazio anche la collaborazione delle famiglie, perché non dimentichiamoci che dietro un lavoro di un bambino, soprattutto per quanto riguarda la parte dei bambini più piccoli della primaria, c'è il lavoro e la collaborazione della parte delle famiglie, perché hanno dovuto accompagnare nella famosa passeggiata col cane, hanno dovuto accompagnare i bambini nei vari luoghi per cercare di ambientare, come abbiamo fatto, come l'avevamo poi ideata io e te, di ambientare chiaramente le favole, le filastrocche o anche i disegni stessi nei luoghi che poi hanno riscontrato all'interno del proprio paese, riscoprendo anche delle meraviglie che magari uno ci passava davanti e non aveva mai notato. Per cui i bambini hanno cominciato a chiedere i nomi, di cercare le foto su internet per cercare di riprodurre il disegno più simile possibile, mi raccontami qualcosa di quello che è avvenuto in quel posto in modo che io ci posso creare poi la favola, per cui comunque anche gli insegnanti si sono stupiti di questa incredibile creatività che è venuta fuori dai ragazzi e dai bambini, anche comunque della scuola secondaria di primo grado, e quindi sono rimasti piacevolmente sorpresi. E quindi io ti ringrazio doppiamente, perché è stato un lavoro di equipa anche unire comunque età diverse e che ognuno nella loro dovesse fare la piccola parte e unite insieme venisse fuori, poi sono sicura che verrà fuori un capolavoro.
Ti ringrazio Silvia, e questa è un'altra cosa bella del progetto, perché spesso noi non capiamo l'importanza della terra che calpestiamo ogni giorno. Noi abbiamo pensato a questo progetto perché anche in questo momento non è possibile fare delle gite fuori porta, no? Per cui perché non far diventare i bambini ciceroni della propria città? Quindi cominciare a scoprire, proprio perché poi bisognava fare la favola magari con più attenzione, la storia della propria città, di particolari monumenti. Voi avete una villa splendida, quindi praticamente ricominciare a vedere con gli occhi del turista la propria città e diventare proprio per valorizzare il territorio anche al di fuori della città stessa, ma anche al di dentro, perché un bambino quando capisce che quella fontana sta lì da tanti anni non va a scriverci sopra qualcosa, la va a rispettare, anzi se vede qualcuno scriverci sopra lo ferma e dice: ma tu non sai cosa stai facendo, questo sta lì da 300 anni, abbine rispetto. Quindi è questo che noi faremo, nel senso che sarà naturale che poi accada. Io sono contentissima della testimonianza che ieri mi hai raccontato e che ti ho chiesto di dire in diretta, del fatto che le insegnanti ovviamente in questo momento si rendono conto delle difficoltà oggettive del portare avanti un progetto del genere, ma poi l'entusiasmo prende il sopravvento, la curiosità dei bambini, la bellezza, il colore dei bambini, di cui veramente abbiamo bisogno, continuo a dirlo. Io ho cominciato a fare questa collana per egoismo, perché avevo bisogno veramente di ossigeno, leggendo queste favole ne prendiamo veramente tanto, quindi io vi ringrazio di aver accolto, anche se siete veramente molto piccoli, vi ringrazio di aver accolto questo progetto come un'opportunità, quindi grazie Sindaco. Grazie a voi. Un saluto a tutti i miei colleghi, è stato un piacere conoscerli, ma ad ascoltarli ancora continuerò e magari andarli a trovare, perché ci sono dei posti che insomma ho conosciuto. Mi parlate di Monopoli prima, la Puglia meravigliosa, la Sardegna dove ho anche amici, quindi insomma l'Italia è fantastica, siamo un unico grande paese, difendiamo questa unità. Anche se qui in Veneto c'è la Lega, difendiamola lo stesso, dai. No, arriva Garibaldi, sindaco, tranquillo. Bene. Saremo quasi 1000, perché stasera siamo in una trentina collegati, almeno qui. Adesso non so quanti vedranno la diretta e quanti magari vedranno poi, però a 1000 ci arriviamo facilmente, sindaco. Quindi. Bene. Sì, ma l'idea, sindaco, è proprio questa, di creare rete tra i comuni per scambiarsi sia... Allora, noi vorremmo anche far sì che ogni biblioteca delle città che partecipa possa avere tutta la collana intera, perché poi sarà bello andare lì con i bambini che hanno scritto il libro della città e andare a leggere quello di qualcun altro, potrebbe essere una bella cosa. E poi perché no organizzare delle gite fuori porta, magari vi metteremo in contatto con altri sindaci ed altri assessori comunali, anche questa è una minaccia, sindaco. Bene, grazie. Buonasera e buon proseguimento. Sì, io spero comunque che altri comuni più o meno piccoli possano aderire, visto che comunque c'è ancora qualche buchetto vuoto, che possano aderire, perché comunque è un'esperienza notevole. Aver realizzato un libro da parte dei bambini del proprio paese, io credo che davvero non ci sia prezzo, assolutamente. Perfetto, diciamo anche che mi hai dato il tuo IBAN, così poi per la pubblicità. No, non è necessario, non serve. No, lo so, perché ti sei veramente innamorata, perché l'hai provato, diciamolo, da mamma, l'hai provato da amministratore, l'hai provato da donna, quanto è bello questo progetto, quindi grazie. Scherzi a parte, grazie. Assolutamente d'accordo, assolutamente. Un saluto. E allora dal Veneto dove andiamo, Silvia? Lo sai dove vi porto? Nel primo paese che ha aderito invece ad un altro progetto, anche l'Ariano, nella provincia di Roma, quindi siamo nel Lazio, con i suoi 13.427 abitanti e un istituto scolastico che parteciperà, anche se è città che legge, ha voluto aderire all'altro progetto che si chiama Favole al telefono, che vede coinvolti tutti i comuni d'Italia. Ne stiamo accettando 100 però lì, mentre per una città da favola ne stiamo accettando 50, per favore al telefono ne stiamo accettando 100. In questo progetto nasce sempre in questo momento particolare di emergenza, nel quale i nipoti è meglio che stiano anche un pochino lontano dai nonni, proprio per cercare di preservarli.
E allora abbiamo preso in prestito le parole di Rodari, favole al telefono, e pensare che un nonno o una nonna potessero in qualche modo anche al telefono, quindi a distanza, raccontare delle favole, delle fiabe, ma anche delle storie, perché in questo progetto, oltre agli istituti comprensivi, quindi oltre all'infanzia, alle elementari, alle medie, sono coinvolte anche gli istituti superiori. L'idea ci è venuta da questo libro qui, perché noi alla fine mettiamo in luce i progetti che le scuole poi vengono fuori. 3 anni fa a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, con l'allora professoressa di lettere e di latino, la professoressa Maria Grazia Di Marco, facemmo, adesso è diventata dirigente e lavora a Foligno in un istituto comprensivo e la saluto. Qui lei decise di far lavorare i propri ragazzi con i nonni e addirittura con i bisnonni, e è venuto fuori questo libro veramente molto molto bello, pieno di storie e di vita, e ci sono anche storie di guerra, e anche qui erano ambientate all'interno della città. Quindi da qui ci è venuta l'idea di trasformare questo progetto, che abbiamo già visto funziona e funziona alla grande, in un tesoro, in uno scrigno che possa contenere memoria. Perché i nonni possono raccontare queste favole, ma queste favole rimarranno per sempre all'interno di un libro. Quindi io vi presento intanto l'assessora Maria Grazia Gabrielli, l'assessora Chiara Colasanti, e forse è presente anche il sindaco Maurizio Caliciotti, non so se è presente. Eccoti. Sì, Maria Grazia, sì. Il sindaco vi saluta, buonasera a tutti, purtroppo per altri impegni non ha potuto essere presente con noi, però sono insieme alla mia collega, giovanissima, potrebbe quasi partire il progetto, va? Chiara Colasanti, che è assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili, quindi insomma mi fa compagnia, perché l'assessore di riferimento diciamo più giusta, anche se di questo progetto mi sono occupata come assessore alla cultura io in prima persona. E sì, ringrazio, innanzitutto saluto tutti i presenti, i colleghi, i sindaci, gli assessori e naturalmente te Gemma, ci diamo del tu, perché anche tra di noi è scattata una immediata empatia, diciamo. E volevo sottolineare questo, sì, anche noi ci siamo innamorate di questo progetto, ritenendolo valido nel particolare momento che insomma l'Italia e soprattutto i ragazzi, no, stanno vivendo in seguito alla pandemia del Covid. Io sono un insegnante, posso quindi testimoniare anche l'altro versante, cioè ovvero che il Covid ha reso difficile o quasi impossibile la socialità. Anche nei testi, no? Io insegno nelle scuole superiori, che mi danno i miei ragazzi, scrivono i miei ragazzi, è emerso questo senso di solitudine, questo senso di diciamo, no? Quasi di vivere in un mondo virtuale, no? La classe ridotta a uno schermo con tante caselline, spesso anche con la telecamera spenta. E quindi questo progetto che invece portava i ragazzi a stimolarli a scrivere e poi quindi a leggere, ci sembrava assolutamente idoneo per stimolare la creatività, per stimolare la fantasia, perché sono comunque favole però che permettevano, come dicevi tu prima, di attingere a quel bagaglio inesauribile di sapienza antica che sono i nonni, che spesso poi raccontano fiabe, favole legate anche alle tradizioni locali. Quindi era un modo per combinare diversi elementi, tutti di altissimo valore culturale, quindi anche la memoria, e ci sembrava quindi bello poter aderire. E come hai detto tu, quindi noi abbiamo scelto le favole al telefono, pur avendo ricevuto lo scorso anno quello che per noi è stato un ambito riconoscimento, quello di Città che legge. Come ha detto qualche collega prima di me, anche noi abbiamo ricevuto questo riconoscimento che ci ha molto gratificato, perché dobbiamo dire siamo stati insomma molto attivi in campo culturale, anche se poi il Covid ci ha un pochino frenato, ma non arrestato, perché abbiamo trovato altre modalità. Ma insomma, questo è il quarto anno, è cominciato il quarto anno del mio assessorato, quindi l'anno prossimo poi ci saranno le elezioni,
ma insomma di attività di stimolo alla cultura e in particolar modo alla lettura, ne abbiamo messe in campo diverse, anche in collaborazione con le case editrici, ma soprattutto con la biblioteca. La nostra biblioteca è cresciuta tantissimo, eppur essendo noi una cittadina di medie dimensioni, circa 13.500 abitanti, la nostra biblioteca fa parte di un consorzio, quello dei Castelli Romani, che è uno tra i più attivi ed è in rete con diverse biblioteche, diciamo, di tutta Italia. Quindi possiamo, per esempio, offrire ai nostri utenti i testi che vengono dal CNR, da Frascati, così come dalle biblioteche di Roma, dalle biblioteche universitarie, possiamo far leggere i giornali anche stranieri, no? Avendo una tessera che costa solo 10 euro l'anno. Quindi veramente siamo lieti di fornire tutti questi servizi e poi lavoriamo molto spesso insieme, questa parola che piace anche a me, alle scuole. Noi abbiamo un istituto comprensivo di quasi 1000 ragazzi e ben 300 circa hanno partecipato, perché poi insomma c'erano anche dei limiti oggettivi che bisognava rispettare a questo progetto. E partecipiamo perché già insieme alla Mondadori, noi abbiamo qui un bookstore Mondadori, ogni anno facciamo gli incontri con l'autore, quindi cioè, almeno fino a quando è stato possibile, insomma. Abbiamo portato, cioè, diversi autori che hanno presentato i loro libri, i ragazzi li hanno letti, hanno fatto un sacco di disegni, magari per commentare, illustrare i più piccoli questi libri, diciamo, proposti loro. Quindi lo stimolo c'è, ma questo testo che voi ci avete proposto, scritto, realizzato dai ragazzi, ci sembrava veramente un progetto interessante. Perché, come hai detto tu, il ragazzo acquisisce un ruolo diverso, non solo quello di lettore, ma un ruolo di agente, cioè ha un ruolo attivo, diventa l'autore e quindi in questo modo, insomma, scopre la bellezza non solo di entrare attraverso la lettura in un mondo creato da altri, ma di essere lui stesso il creatore di questo universo fantastico. Quindi questa idea ci è piaciuta molto, riteniamo che sia estremamente stimolante. I nostri ragazzi so che stanno lavorando, anche se insomma il progetto è cominciato nella seconda parte, quindi in questo secondo quadrimestre, quindi spero vivamente che insomma si riesca a finirlo per tempo, insomma per la fine di questo anno scolastico. E non so, ecco, anche noi avremmo avuto piacere di fare l'altro progetto, no? Per far scoprire la bellezza del nostro territorio, perché noi diciamo che siamo fortunati. Io conosco molte delle località che sono state citate, anch'io ho la Sardegna nel cuore, che insomma la amo tantissimo, e già il fatto di 2 anni che manco dalla Sardegna, perché amo tantissimo il mare, mi dispiace. Ma tutta l'Italia veramente è bella e vorrei, ecco, far percepire, come diceva prima il singolo di Polesella, giusto, il sindaco di Polesella, la bellezza dei nostri territori e invitare veramente tutti a venire all'Ariano. Soprattutto noi, caro sindaco, abbiamo un pane che sicuramente lei amerebbe. Il nostro pane è un prodotto di eccellenza, noto a livello anche internazionale. So che è stato assaggiato anche in Inghilterra, perché abbiamo dei larianesi che lo producono lì. Si fa ancora come si faceva una volta, perché ce l'abbiamo solo noi questo pane, perché noi abbiamo il castagno, perché questo pane si cuoce secondo le antiche tradizioni con il legno di castagno. E secondo me qualche favola di quella che racconteranno i nostri ragazzi avrà come protagonista il pane, non so, ma qualche cosa mi dice che potrebbe essere questo. Quindi io vi invito fin da ora a venirci a trovare, a venire a scoprire la bellezza. Noi abbiamo quasi 1000 ettari di boschi, tanti percorsi, tanti anche nei nostri boschi reperti dell'antica presenza, insomma, dell'uomo nei secoli passati, fino a suntuose ville romane che sono state qui rinvenute, i resti di queste ville. E anzi colgo l'occasione per dire una notizia in anteprima: è prossima l'apertura di un antiquarium che racconta proprio il territorio di Lariano attraverso i secoli. Quindi insomma sono felicissima io e insieme a tutta l'amministrazione di aver partecipato a questo progetto. Ringrazio
la casa editrice Gemma, appunto, anzi vorrei anche sottolineare che la nostra bibliotecaria, che si chiama Chiara Rondoni, è sempre molto attenta a favorire le piccole case editrici, perché sa che siete una realtà preziosa e chiaramente fragile, no? Soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Quindi vi ringrazio, ecco, e sono anch'io molto curiosa di vedere i lavori dei nostri ragazzi, insomma, al più presto. Sono curiosa anch'io, perché poi il vostro sarà veramente il primo volume di Favole al telefono. E siccome in questo momento veramente la presenza dei nonni è molto preziosa, lo stiamo imparando a nostre spese quanto lo sia, sarà veramente un bel viaggio. Noi per questo progetto siamo stati intervistati anche da una radio tedesca. Noi abbiamo sviluppato questo progetto a dicembre, gli inizi di dicembre lo abbiamo divulgato, e loro ci hanno preso ad esempio su come l'Italia, nonostante quello che sta succedendo, senta comunque il senso di famiglia forte e in qualche modo trovi la modalità per non perdere questo senso di famiglia, e anzi costruire addirittura sopra questa difficoltà un qualcosa che possa essere buono. La collana si chiamerà sempre Favole al telefono anche negli anni che verranno, per omaggiare Rodari, ma in realtà ovviamente ci auguriamo che nonostante il nome che porterà possa essere solo davvero l'inizio, ma che possano essere scritte queste favole abbracciandoli questi nonni, perché ne abbiamo veramente bisogno della memoria e della loro storia che possa rimanere impressa dentro dentro il ricordo di un libro. Vero Chiara? Io voglio dare la parola adesso alla giovanissima Chiara Colasanti, assessore alle politiche sociali, mi sembra, giusto Chiara? Alle politiche giovanili. Alle politiche giovanili, perfetto. Infatti proprio per questo io sono stata subito entusiasta di questo progetto che Maria Grazia ci ha proposto. Diciamo che la prima a saperlo forse sono stata io, perché condividiamo lo stesso ufficio, però poi ovviamente tutta la giunta l'ha accolto con favore. Io, collegandomi a quello che dicevi tu Gemma, spero che questa sia l'occasione per la quale, diciamo, i ragazzi non solo si avvicinino alla lettura, ma magari anche alla scrittura, visto che il nostro progetto coinvolge anche ragazzi un po' più grandi delle superiori. È una cosa alla quale io tengo molto da amante di libri. E quindi penso che questo progetto abbia avuto molteplici risvolti, ecco, molteplici funzioni, quelle che avete elencato voi, ma anche spero che riuscirà a fare anche questo, perché scrivere aiuta moltissimo, secondo me. Leggere e scrivere sono due cose importantissime, quindi speriamo che di ritrovare Ilariano, magari una generazione di scrittori e non solo di lettori, perché no? Sì, perché noi siamo degli inguaribili ottimisti, quindi assolutamente sì. No, ma sai cos'è, Chiara? Che questo progetto che voi avete scelto di intraprendere e di fare coinvolgerà tutta la cittadinanza, perché quando il ragazzo è più grande si potrà rapportare al nonno, alla nonna in maniera diretta, ma quando i bambini sono più piccoli ci sarà bisogno dell'intervento della mamma o del papà, che magari lo aiutano a rielaborare la favola, a riscrivere, magari anche a colorare il disegno insieme. E sono quei momenti che poi noi porteremo nel cuore per sempre, perché tutti noi abbiamo dei ricordi dell'infanzia bellissimi con i nonni, no? Chi ha avuto la fortuna di averli vicino ancora di più. Ma questo, nonostante questa lontananza, davvero sarà un modo per costruirlo un ricordo. Quindi grazie per aver scelto, perché voi avete potuto scegliere tra le due questo sì, progetto, perché sarà la dimostrazione vera. Noi presto ci stiamo organizzando per fare proprio una diretta con voi, anche con la presenza dei nonni che stanno partecipando, una diretta esclusiva con il vostro comune, per far proprio cogliere con mano quello che sta accadendo. Quindi grazie a voi di aver potuto partecipare. Grazie a voi. Volevo anche cogliere l'occasione per salutare voi,
purtroppo ci dobbiamo disconnettere perché abbiamo un impegno in comune io e Chiara e quindi siamo costrette a lasciarvi, però ecco, ci vediamo presto e un saluto a tutti i colleghi d'Italia. Viva l'Italia! Grazie, grazie, grazie. Ciao. Saluto a tutti. Grazie, grazie davvero. E adesso dal Lazio ci spostiamo all'improvviso in Puglia, perché a Lecce, a Maglie in realtà, c'è un nuovo progetto, c'è il sindaco Ernesto Toma, l'assessora Roberta Iasella e anche Alessandra Alfarano dell'ufficio del sindaco. Con loro abbiamo bussato alla porta e non è stato difficile entrare, perché a Maglie sfondavamo una porta aperta, come si suol dire, perché alle spalle, ecco, c'è per esempio uno dei libri che già a Maglie è nato, grazie alla professoressa Maria Maggio, che è la dirigente dell'Istituto Superiore di Maglie. Noi sono già, forse siamo al quarto libro che stiamo facendo insieme a loro. Lei era già dirigente al DISO, all'Istituto Comprensivo DISO, ed una delle prime favole di cioccolata che è uscita. E è stato bello, no, questo incontro, perché poi Maria ha, diciamo, perché diciamo la verità, questo qui è un progetto molto ambizioso, certe volte potrebbe sembrare anche irrealizzabile, no? E invece Maria ha fatto toccare con mano i libri che poi effettivamente si pubblicano, effettivamente sono davvero belli. Per cui siamo entrati dalla porta principale, il sindaco l'ha spalancata e abbiamo cominciato a lavorare con tantissimo entusiasmo reciproco. Quindi do la parola al sindaco, al dottor Ernesto Toma. E Gemma, il sindaco per una urgenza, un'emergenza, ha dovuto lasciare la riunione e porgo io i saluti da parte sua e da parte anche della dirigente Maria Maggio, che ha tanto sollecitato e sponsorizzato questa iniziativa. Grazie, lei è l'assessora Roberta Iasella. Roberta Iasella, sì. Allora, ringrazio innanzitutto te, Gemma, per l'organizzazione dell'evento in questa giornata del libro dei diritti d'autore, le dirigenti degli istituti comprensivi di Maglie, la professoressa Anna Rita Cardigliano e la professoressa Maria Stella Colella, per l'attenzione e la collaborazione tanta, profonda a questo progetto. Ringrazio anche i docenti per la guida e l'entusiasmo trasmesso ai ragazzi, nonostante le difficoltà e tutte queste lezioni a singhiozzi, devo proprio riconoscerlo. E ringrazio anche i genitori degli alunni di Maglie, che sempre supportano i propri figli nelle iniziative proposte e apprezzano anche questi momenti di crescita. Quindi l'adesione a questo progetto Città da Favola è stato ben accolto dall'amministrazione comunale, perché questa iniziativa è stato un esempio concreto della sinergia fra enti, fra l'ente comune e l'ente istituzione scolastica. Lavorare insieme, investire insieme risorse ed energia con obiettivi comuni può solo, penso, promuovere il benessere culturale della nostra comunità, soprattutto in questo periodo di disgregazione, di competizione, soprattutto al sud, dove crescere è veramente quotidianamente una sfida. Quindi io penso che con questa iniziativa comune e scuola sono pronti a farsi una comunità educante, cioè finalizzare gli sforzi e investire sui giovani, favorendo azioni sinergiche di positivo impatto. Poi ancora questa iniziativa è stata un'opportunità per le giovani generazioni, guidati da docenti veramente esperti, e colgo l'occasione per ringraziare la docente Margiotta e la docente Deborah De Blasi, perché è un'opportunità per soffermarsi e riflettere sul patrimonio artistico e culturale di Maglie, rafforzare la nostra identità, osservare, interiorizzare questi monumenti, i monumenti più suggestivi come il Museo L'Alca, il Frantoio Ipogeo, la Villa Tamborrino, le chiesette pubbliche e private, e quindi fantasticare, sognare, creare queste filastrocche, le favole, e inventare disegni, hanno regalato, penso, come abbiamo già detto, ma lo ribadisco perché pienamente convinta, hanno regalato un benessere psicologico molto importante in questo momento buio e difficile.
E poi penso che è stata e sarà un'opportunità per promuovere la lettura. La lettura come mezzo di conoscenza, mezzo di formazione e mezzo di approfondimento di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda. Quindi, secondo me, ogni libro ci fa guardare la realtà con occhi nuovi e attraverso lo sguardo, gli occhi puri, autentici dei giovani, di queste giovani generazioni, noi possiamo immaginare e programmare una realtà nuova, più consapevole e quindi anche una maglia migliore. Capendo dai ragazzi quali sono le emergenze, potremo intervenire adeguatamente. Quindi io spero che questo opuscolo, questo piccolo, questo libro possa essere gradito da tutta la comunità magliese e ringrazio, ecco, anche di questo bel incontro, di questa bella videoconferenza. Saluto te Gemma e tutti i colleghi in tutta Italia. Grazie. Grazie, grazie. Roberta, grazie a te. Grazie. In realtà non sarà un opuscolo, ma un vero e proprio libro bello alto. Quindi penso che è un momento di riflessione, un momento a noi tanto gradito che sarà memoria nel futuro e spero appunto che la nostra comunità possa apprezzare e gradire. Grazie, grazie Gemma. Grazie Roberta. Io volevo salutare anche a maglie la dottoressa Alessandra Alfarano dell'ufficio del sindaco che si è tanto prodigata anche nell'amministrazione per poter organizzare il tutto. Quindi non so se vuole dire qualche parola Alessandra, ci sei? No, solo salve, buonasera. Solo salutare, ha detto tutto l'assessore, bene così, è un bel progetto, mi prodigo perché ci credo. Buon proseguimento a tutti. Alessandra lavora dietro le quinte, ama lavorare dietro le quinte. Sì, assolutamente. Per me è una forza, apprezzo la sua creatività, la sua laboriosità ed è sempre presente con me quando abbiamo gli incontri con le dirigenti e la ringrazio anche adesso. Grazie. Pronto a tutti. Grazie. 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 Buon proseguimento, buonasera. Grazie Alessandra e grazie a Roberta, salutatemi il sindaco, mi dispiace si era collegato e però non ha potuto... Abbiamo fatto un pochino più tardi, insomma, non ho potuto rimanere fino alla fine. No, peraltro, no, chiedo scusa, non voleva interrompere gli interventi per salutare, quindi insomma è andato via. Salutatecelo voi, vi ringraziamo. Grazie, è con noi, vale. Grazie. Grazie. E allora, continuando il nostro giro per l'Italia, dalla Puglia passiamo all'Abruzzo e andiamo in un paese della provincia di Chieti che si chiama San Salvo, un paese di quasi 20.000 abitanti, dove per la prima volta c'è una sindaca, la sindaca Tiziana Magnacca. È al confine tra la regione Molise ed è stata entusiasta la sindaca Magnacca, ma non sa ancora di una bella sorpresa che le abbiamo preparato, non io, ma i suoi bambini. Sindaca, c'è? Vediamo se c'è, altrimenti c'è l'assessora Maria Travaglini. Maria, ci sei? Un attimino. Sì, ci sono Gemma. Ecco Maria, buongiorno. La sindaca ce l'ha fatta a raggiungerti o non è riuscita? La sindaca ci ha raggiunto ed è stata fino a 10 minuti fa, poi è andata via, quindi aveva degli impegni. Perciò io porto a tutti quanti voi, a te, a tutti i colleghi sindaci, agli assessori, il saluto del nostro sindaco Tiziana Magnacca, si scusa purtroppo per non essere con noi. Tranquilla, poi magari le farai vedere il tuo intervento così la saluteremo e le faremo una sorpresa magari indifferita. Perfetto. Il vostro è stato il primo comune che pubblicherà praticamente il volume numero 1 che è già pronto. Io provo a condividere lo schermo perché sono un po' impedita a livello tecnologico, però ce la posso fare. Intanto parla pure così, ecco, forse riesco. Condividi schermo.
Niente, noi abbiamo accolto veramente con grande entusiasmo il progetto che tu ci hai prospettato con la tua casa editrice. Abbiamo condiviso con il sindaco questa bellissima iniziativa e subito, come parlava la collega Di Maglie prima, in sinergia con l'istituzione scolastica abbiamo voluto condividere questo progetto che ha visto impegnati tutti i ragazzi dei nostri due istituti comprensivi di San Salvo. E questo progetto, pur giungendo in un momento difficilissimo non solo per noi ma per l'Italia, per il mondo intero, ci ha visto entusiasti, abbiamo trovato entusiasmo anche da parte dei presidi, dei dirigenti delle scuole e degli insegnanti. Oltre a loro c'è stata una grande mobilitazione anche da parte delle famiglie, quindi si è sviluppato un nuovo senso di collaborazione, un senso di comunità che andava ritrovato proprio in questo momento così difficile. E quindi questo ci inorgoglisce tantissimo, perché ci fa capire che veramente possiamo contare su una comunità bella, una comunità che sa fare squadra anche quando ci sono comunque anche nelle difficoltà, perché non è stato facile, i ragazzi erano in DAD, quindi portare avanti questo progetto sia per loro che per le insegnanti ha avuto le sue difficoltà, però nonostante tutto, ecco, vedi, siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. E io ho potuto, diciamo, sbirciare un pochino quelli che sono stati i lavori e sono rimasta entusiasta dei lavori che i ragazzi sono riusciti a produrre. È venuto fuori un quadro della nostra città, un racconto fantasioso ma veritiero al tempo stesso della nostra città, sempre nel senso positivo. San Salvo è stata vista con gli occhi dei ragazzi, ma inteso sempre come una città bella da vivere. E questo ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre, sempre meglio. Hanno raccontato sia i luoghi storici della nostra città, perché noi affondiamo le radici nella preistoria, quindi siamo una città dalle radici antiche, anche se molto giovane, infatti è una delle città più giovani della provincia di Chieti. Quindi hanno raccontato sia dal punto di vista storico, ma anche le bellezze della natura. Abbiamo una spiaggia bellissima, la nostra pista ciclabile, dal punto di vista, ecco, di un'agricoltura molto fiorente. Prima una collega diciamo di un'altra città parlava del pane, no? Del pane di castagno, della particolarità, e quindi invitava a visitare la sua città. Ecco, io potrei invitare a visitare la nostra città per le nostre, diciamo, per i nostri prodotti tipici dell'agricoltura, anche questi legati un pochino alla tradizione, all'Inghilterra, come diceva la collega. Siamo città della pesca, tanto per dire, abbiamo una pesca di altissima qualità, una industria molto, molto, molto qualificata, ma soprattutto anche bellezze storiche. Abbiamo un parco archeologico che è incentrato su varie età, partiamo dalla preistoria fino al Medioevo, e quindi inviterei tutti a venire a vedere la nostra città. Abbiamo una particolarità, abbiamo un acquedotto romano che è particolare perché uno dei pozzi, ancora in funzione, ha una forma a pianta pentagonale che è unico al mondo. E questo pozzo è ispezionabile, quindi ecco, invito tutti a poter venire a provare anche questa esperienza, ecco, attraverso l'ausilio di una guida. Maria, io sono rimasta incantata dal vostro libro, perché io l'ho letto tutto, è arrivato forse 3-4 giorni fa,
sta nascendo, perché sono arrivati i testi, adesso la nostra grafica Denise Sarrecchia, che saluto, li sta mettendo insieme, abbiamo già provveduto alla correzione di bozze, alla prima lettura, devo dire un lavoro meraviglioso, ma soprattutto, come dicevi, veritiero e fantasioso. C'è persino, e questa era la sorpresa che avrei voluto fare alla sindaca in diretta, ma gliela faremo lo stesso, quando le farai vedere il video, c'è persino una filastrocca inventata dai ragazzi su di lei, non solo su di lei, su come, perché la città la fanno anche i sindaci che la amministrano ovviamente nel tempo, quindi se la città vostra è così fiorente è perché hanno fatto un buon lavoro anche nel passato, questo lavoro continua anche adesso nel presente e continuerà anche nel futuro. Io vi voglio leggere brevemente per farvi capire cosa poi i nostri bambini e i nostri ragazzi possono tirar fuori dalle nostre città. La dottoressa sindaca del comune di San Salvo si chiama Tiziana Magnacca e loro hanno giocato proprio sul suo cognome. Una donna al sol comando. Sì, è proprio la Magnacca che già dal nome spacca. Come donna una colonna, avvocato accreditato, ha reso San Salvo un bel centro abitato. Apre il cuore ai cittadini col suo sguardo lungimirante, rende attivo ogni abitante. È un'opera pregiata, da tutti è apprezzata e nel tempo di sicuro non la scorderà nessuno. Quindi io faccio l'applauso a questi bambini e a questi ragazzi, perché ecco, mi sono stampata la pagina per poterla leggere e non vedo l'ora che sia veramente racchiusa dentro al vostro libro, che conterrà anche queste filastrocche divertentissime ma piene veramente d'amore e di bellezza. Quindi il mio grazie va a voi, perché siete riusciti a creare serenità, a dare comunque, perché si respira serenità dentro queste pagine, e, proprio nonostante il periodo, come dicevi tu, nonostante il periodo non semplice che ci riempie di ombra, voi fate splendere comunque il sole dentro le parole dei vostri bambini. E questo è definita un paradiso. E questo, insomma, questa parola è da tenere presente, perché prima o poi riusciremo a rivedere le stelle. Esatto, esattamente. Ecco, ma i bambini le vedono già, lo sai, le nuvole passano attraverso le nuvole, certo, gli occhi dei bambini, certo, perché si percepisce dal libro. Anch'io vorrei ringraziare i ragazzi, gli insegnanti e i dirigenti e il nostro sindaco, che tra l'altro è il primo sindaco donna, e quindi ecco, spiegato tutto l'amore anche verso di lei, è il nostro primo sindaco donna della nostra città. Tra l'altro volevo dire un'altra cosa, noi nel corso di questi anni di amministrazione, ormai quasi 10 anni con il nostro sindaco Tiziana Magnacca, abbiamo lavorato molto sulla cultura promuovendo varie iniziative e abbiamo messo su assieme con i colleghi Lions della nostra città un premio letterario dedicato agli autori al primo romanzo, e proprio quest'anno abbiamo inserito una seconda sezione dedicata a libri, sempre primi romanzi, per ragazzi che abbiano un'età tra gli 11 e i 18 anni, e quindi aver fatto questa esperienza della costruzione di un libro assieme a voi, assieme ai ragazzi, poi ci ha fatto propendere per inserire i ragazzi in una sorta di giuria giovane che leggerà questi libri, visto che sono dedicati a loro, e quindi per incentivarli, oltre che a leggere, anche a scrivere, a continuare a scrivere, visto che ormai abbiamo tracciato un solco. Ecco, quindi diciamo, ci avete portato fortuna in questo senso, e vorrei farvi anche un ringraziamento pubblico, perché anche voi come casa editrice avete partecipato al nostro concorso. Sì, abbiamo inviato Bonsai, il libro scritto da Denise Sarrecchia, al suo primo romanzo appunto, che narra la storia di una bimba che è affetta da nanismo, che troverà nel regalo di un bonsai fatto da una fioraia la consapevolezza che anche dentro le piccole cose può esserci l'interezza. Anche questo è stato tradotto in inglese dall'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, all'interno ci sono due video
dove c'è ad alta voce raccontata la storia dalla voce di Giulia Santilli in italiano e dalla voce di Beatrice Gattai in inglese, proprio perché vuole essere anche un modo per insegnare ai bambini anche la lingua inglese. E poi c'è anche un video dove Veronica De Bono ha tradotto nella lingua dei segni, proprio perché cerchiamo di essere inclusivi. E speriamo bene, perché insomma che ci piace. Viva il lupo! Viva il lupo! Viva il lupo! Allora, le premiazioni ci saranno in estate, quindi invito tutti i comuni partecipanti a questo progetto di venire a trovarci in occasione della serata finale del nostro premio letterario. Noi verremo sicuramente, o vinciamo o non vinciamo, per presentare il libro. Ma perché devo assaggiare le lasagnette e devo assaggiare i taralli, perché quando l'ho letto mi è venuta fame, insomma, li ho conosciuti attraverso le favole. Siccome i bambini ne parlano in maniera veramente estasiata, l'acquolina in bocca mi è venuta, insomma. In effetti, Gemma, siamo alle soglie delle nostre feste patronali, il 27 e il 28 aprile. La festa di San Vitale, che è molto molto sentita. Il libro è pieno di attestazioni di sentimento, di appartenenza e di devozione verso il nostro santo patrono. Le sagnitelle e i taralli sono quello che ci caratterizzano. Io adesso sto condividendo lo schermo, spero che possiate vederlo, e si vede l'anteprima, sì. Perché oggi abbiamo deciso quale sarà la copertina del vostro libro ed è in preparazione appunto il primo numero di Una città da favola, che porterà il nome di San Salvo, appunto apparirà proprio in copertina San Salvo, Una città da favola. Con un disegno fatto dai bambini, questo bambino o questa bambina, io ancora non ho il nome, poi me lo darà l'assessora, verrà iscritto da noi all'agenzia ISBN come illustratore o illustratrice, anche se è piccolo, quindi sarà, questo è un valore aggiunto, perché magari poi nel proprio curriculum potrà aggiungere questo, no? Che ha fatto questa esperienza da piccolissimo grazie ai suoi insegnanti e grazie all'amministrazione comunale che gliene ha data l'opportunità. Quindi io grazie a voi. Vi ringrazio anche per questo. Grazie, grazie Maria. Salutami il sindaco, e mi dispiace che insomma è stato collegata fino alla fine, però non è riuscita poi ad intervenire. Salutami. Avremo altre occasioni, mi auguro. Assolutamente sì, poi faremo una diretta per ognuno di voi. Io vi ringrazio del poco tempo che avete accettato di avere per poter far partecipare almeno 15 comuni di quelli che hanno già aderito. I primi 15 che mi hanno detto di sì, ho detto ok, stop, perché altrimenti sarebbe venuta una diretta lunghissima, ma molto piacevole, devo dire, per cui non abbiamo paura poi di arrivare fino alla fine. Ti ringrazio, Maria. Grazie, buona continuazione, buon lavoro. Grazie a tutti. E dall'Abruzzo dove arriviamo? Allora Garibaldi vi porta in Campania, vi porta nel grandissimo comune di Portici, nella Napoli, nella Napoli bellissima, dove ci sono 53.000 abitanti, ben 4 istituti scolastici che stanno partecipando ed erano in pole position loro con il comune di San Salvo per avere il primo volume. Probabilmente sarà il secondo, perché la copertina l'abbiamo quasi decisa, i testi ci stanno arrivando, quindi anche loro sono in dirittura di arrivo. È con noi l'assessora Maria Rosaria Cirillo e il consigliere, sono con noi, il consigliere Luca Manzo. Maria Rosaria, ci sei? Sì, buonasera Gemma. Eccoci. Mi sentite? Sì, sì, bene, forte e chiaro Maria Rosaria, grazie. Eccoci, grazie Gemma. Porto i saluti del sindaco, il dottor Vincenzo Cuomo, e di tutta l'amministrazione. Saluto tutti i colleghi presenti questo pomeriggio da tutta Italia. Anche Portici ha aderito all'iniziativa Una città da favola, ed in particolare con il consigliere Luca Manzo, presidente della Commissione Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, presente in collegamento, a cui cedo dopo la parola. Abbiamo immaginato da subito con entusiasmo la partecipazione delle scuole del comune di Portici ed il coinvolgimento quindi dei piccoli scrittori del territorio.
Portici è terra di cultura, grazie alla sua storia e a tanti siti culturali che insistono sul territorio. Per chi non la conoscesse, sul territorio si erge la Reggia di Portici con l'annesso bosco, tra i siti di interesse il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, luogo dove è racchiusa la storia delle ferrovie italiane. Questo e tanto altro, come lo storico porto borbonico del Granatello, caratterizzano una meravigliosa città che ben si presta ad essere una città appunto da favola, assolutamente da visitare fisicamente e magari da scoprire prima, in attesa che poi si possa tornare liberamente a viaggiare attraverso le pagine quindi del libro scritto dai piccoli studenti delle nostre scuole. Portici è luogo di cultura, ma è luogo di scuole. Abbiamo una numerosa popolazione scolastica che appunto accoglie il territorio e sin dall'inizio del nostro mandato abbiamo inteso affiancare le scuole del territorio nella formazione degli studenti come cittadini attivi. Alla stesura del volume hanno preso parte 4 istituti comprensivi, permettimi di citarli tutti e 4. A scrivere infatti i racconti sono stati i bambini dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Melloni, l'Istituto Comprensivo Da Vinci Comes, l'Istituto Comprensivo De Laugieres e l'Istituto Comprensivo Sant'Agata, a cui vanno i miei ringraziamenti per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa proposta, nonostante le criticità che stanno attraversando. Abbiamo inteso coinvolgere il pubblico a cui secondo noi possono essere rivolte le favole, ossia i bambini della scuola primaria, sebbene siamo sicuri che leggeremo delle favole che faranno sognare anche gli adulti. Devo ringraziare in particolar modo le professoresse referenti con cui abbiamo già fatto alcuni incontri, a cui anche tu Gemma hai partecipato, e che si sono rese disponibili con entusiasmo a seguire il progetto e a coordinarsi anche con le colleghe e i colleghi delle altre classi coinvolte. I racconti ed i disegni che li illustrano sono stati ideati in un periodo storico difficilissimo, che ha visto i docenti dover riorganizzare le attività didattiche e fare quindi uno sforzo per riorganizzare nuove modalità anche questi progetti complementari alla formazione degli studenti, come appunto questo Una città da favola. In questo progetto abbiamo comunque registrato un grande entusiasmo da parte dei piccoli, un progetto che non solo consente di scoprire, visitare o rivisitare, seppur con l'immaginazione purtroppo, supportati appunto da immagini, da video, da racconti, e mi ha consentito, come hanno detto già anche altri miei colleghi, di sentirsi parte di una comunità. Un progetto quindi che ha consentito anche di fortificare l'identità territoriale dei nostri piccoli studenti. Considerando che quindi parte del progetto si è svolto purtroppo a distanza, è doveroso ringraziare anche i genitori dei bambini coinvolti, come hanno già fatto i miei colleghi, che hanno avuto un ruolo determinante in questo periodo di DAD, coadiuvando le insegnanti da casa. Alcune docenti hanno chiesto ai genitori di accompagnare i bambini a vedere, seppur dall'esterno, nel rispetto della normativa anti-Covid, i siti culturali in cui ambientare poi le loro storie. Diciamo che leggere consente di arricchire il bagaglio culturale, sviluppare l'empatia, conoscere vite e luoghi anche di qualsiasi era, e soprattutto in fasi delicate come l'infanzia, l'adolescenza, la letteratura, la lettura è fondamentale per la crescita individuale e intellettuale. I bambini ascoltano, osservano, fantasticano e creano, e questa iniziativa, questo progetto, Una città da favola, è uno strumento per aiutarli a far prendere forma alla loro immaginazione. Questa quindi è un'occasione che abbiamo dovuto cogliere, e quindi grazie Gemma. È un'occasione che appunto consente anche di valorizzare, ce lo siamo detti, il nostro territorio e di favorire, perché no, uno scambio culturale. Come istituzione vi dico che siamo convinti che la promozione della lettura, penso un pensiero che condividono i miei colleghi che sono qui oggi, la promozione della lettura, soprattutto nelle scuole, può contribuire alla crescita emotiva e intellettuale dei nostri ragazzi, e noi dobbiamo investire nei ragazzi che sono il nostro futuro. Grazie Gemma, grazie a tutti, e passo la parola al consigliere Luca Manzo.
Buonasera a tutti, e allora faccio mie le parole dell'assessore Cirillo. Con lei abbiamo seguito questo progetto dall'inizio, anche tutto l'iter per avere questa importante nomina di città che legge. Portici da sempre è una città che ospita tanti salotti letterari, laboratori di scrittura, e non a caso molti colleghi amministratori locali che prima ci hanno preceduto hanno parlato anche delle piccole realtà delle case editrici, ed è importante anche parlare delle piccole realtà delle librerie indipendenti che comunque noi qui a Portici sosteniamo. Non a caso nel 2019 c'è stata una vera e propria, da parte della comunità, un sostegno alla libreria Libridine indipendente che purtroppo stava per chiudere i battenti. Noi l'abbiamo sostenuta, io in primis con un appello su Facebook e tutta l'amministrazione, e oggi con piacere possiamo dire che Libridine è ancora aperta, perché tu sai, Gemma, le realtà nostre, non solo delle piccole case editrici, ma anche delle librerie indipendenti, sono molto difficili, soprattutto in questi tempi. E io volevo ringraziare te, volevo ringraziare la casa editrice, perché siete riusciti a farci celebrare insieme ai colleghi amministratori locali la giornata mondiale del libro del diritto d'autore, in questo modo comunque originale. E abbiamo ascoltato la testimonianza degli altri amministratori locali, ed è bello comunque conoscere e far conoscere anche i nostri piccoli studenti, perché poi, perché no, quando sarà finito questo iter nostro, come dicevi tu, ma diceva anche qualche collega prima, sarebbe bello che si potessero leggere i libri delle altre comunità, e quando sarà finito questo periodo magari incontrarci, anche ospitare qualcuno dei sindaci, degli amministratori locali che oggi sono intervenuti. È bello fare rete, ringrazio voi per questo progetto che ci avete consentito oggi di conoscere la storia delle altre città, e far sì di creare questa rete in un momento difficile, con una pandemia ancora in corso, non è facile realizzare questi progetti. Noi siamo stati entusiasti, come diceva prima l'assessore, perché vanno nella direzione degli obiettivi che ci siamo posti dall'inizio come amministrazione comunale. Infatti noi entriamo nelle scuole con tanti progetti per avvicinare gli alunni alle istituzioni. Abbiamo realizzato progetti come il sindaco junior, dove abbiamo eletto il sindaco con una simulazione, chiaramente anche una simulazione di elezione. Abbiamo spiegato che cos'è il consigliere comunale, il sindaco, gli assessori, che tante volte i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, sia delle elementari, delle medie, del liceo, apprendono dal telegiornale, dall'educazione fisica e dall'educazione civica, perdonatemi, che cos'è il Parlamento, che cos'è giustamente il consigliere regionale, ma a volte non si conosce qual è la realtà, l'amministrazione locale più vicina. E abbiamo sostenuto tanti progetti per stimolare alla lettura e creare dei percorsi per far diventare un domani i nostri piccoli cittadini anche dei custodi della nostra memoria collettiva, perché è importante. E il vostro progetto, il progetto per il quale noi abbiamo aderito, oltre a parlare del patrimonio storico, culturale e materiale dei siti, racconta anche, o comunque può raccontare, quello che è il nostro patrimonio immateriale, fatto di tradizioni, di storia, di ricette culinarie. Prima parlavamo di alcune pietanze caratteristiche di alcune località, e questo è bello, conoscere la nostra Italia, conoscere le nostre città. Lo dicevi stesso tu prima, città da favola, ma nazione da favola. Eppure purtroppo spesso siamo attratti da quelli che sono luoghi esotici, siamo attratti da altri luoghi, e anch'io spesse volte andiamo all'estero e non conosciamo tante realtà che sono a portata di mano. È un po' così, credo che sia ovunque, anche nelle altre nazioni, però questo progetto, oltre a stimolare alla scrittura, alla lettura, stimola anche a conoscere e riconoscere altre realtà. E voglio citare uno dei nostri progetti che forse sarà realizzato comunque nei prossimi mesi, che è quello delle panchine letterarie. Recependo alcune buone pratiche, nei prossimi mesi noi a Portici realizzeremo delle panchine letterarie della Villa Comunale, che saranno poi comunque disegnate dai ragazzi delle scuole. E questa è una cosa che va in linea con questo bellissimo progetto, che io spero questo porti saluti della commissione che presiede, dei consiglieri comunali che sono stati entusiasti del progetto, spero che possa diventare una consuetudine per la nostra
amministrazione, dal momento che comunque oggi hanno partecipato alcune classi, ma più avanti si andrà con gli anni e potranno essere altri piccoli cittadini a partecipare. E detto tutto ciò, io ringrazio e saluto tutti gli amministratori locali, sperando che presto finirà questa pandemia e potremo conoscerci da vicino, ospitarvi a Portici e venire anche da voi in una piccola delegazione conoscerci e conoscere questi tesori italiani. Arrivederci a tutti. Grazie dottor Manzo, colgo l'occasione del suo bellissimo intervento e di quello anche di Maria Rosaria per dire due cose. L'intento del progetto Una città da favole, anche favole al telefono, è quello anche di aiutare le piccole realtà librarie, alle quali daremo la possibilità di prendere questi libri anche in conto vendita, in modo che loro non debbano sopportare il peso di un acquisto, ma possano poi restituirci le copie che non riescono a vendere. Questo perché, come dicevamo, la parola più bella è insieme. Insieme possiamo farcela anche ad aiutare delle realtà che sono in difficoltà. E io sono molto contenta di sapere che siete riusciti a salvare una libreria, perché per esempio nel paese nel quale io vivo purtroppo questo non è accaduto. Una mia amica libraia che aveva la libreria accanto a noi purtroppo ha dovuto chiudere, nessuno le ha dato ascolto, dal comune non c'è stato il supporto che invece voi avete dato al nostro, alla vostra realtà, alla vostra libreria. Quindi di questo proprio vi ringrazio non di cuore di più, perché mi ha emozionato questo suo racconto, proprio perché invece noi abbiamo vissuto un'altra realtà, non siamo riusciti a salvarla quella piccola libreria. E un altro appunto volevo fare mentre lei parlava del turismo. L'idea è proprio anche questa. Sappiamo benissimo che le nostre realtà turistiche sono in gravissima difficoltà, come tutte quelle del mondo, per carità. Però allora voglio parlare un po' della nostra patria, no? Cerchiamo di non andare all'estero quest'anno per le ferie, sia perché è più pericoloso, ma cerchiamo proprio di salvare le nostre realtà. E questo progetto potrebbe, nel piccolo, perché io non penso di risolvere il problema, magari potessi essere davvero Garibaldi e unire l'Italia in un unico pensiero che possa aiutare tutti. Però ecco, questo vuole dare una mano anche in questo senso, perché sarà bello. Ecco, lei invitava gli altri sindaci a venirvi a trovare, a scambiarvi, sarà bello poterlo realizzare e magari sarebbe veramente un onore per me poter partecipare a questa, aver partecipato a questa realizzazione mettendovi davvero in contatto. Quindi grazie per due, insomma, per questa vostra testimonianza. E grazie Maria Rosaria, volevi aggiungere qualcosa? No, assolutamente Gemma, è stato già detto tutto, ti ringrazio ancora, condivido ecco le parole del consigliere Luca Manzo, condivido anche le tue parole, la difficoltà del momento e l'opportunità appunto di questi progetti. Grazie, allora salutiamo il dottor Vincenzo Cuomo, il sindaco del comune di Portici che non è potuto essere presente. E dalla Campania ci spostiamo e dove andiamo? Andiamo nelle Marche e incontriamo l'assessore Barbara Capponi di Civitanova Marche in provincia di Macerata, un comune con 42.390 abitanti e due istituti scolastici partecipanti. Salutiamo il sindaco, il dottor Fabrizio Cerapica, che era veramente stato molto entusiasta dall'inizio di partecipare a questo progetto. E si sta realizzando un bel libro, sempre della collana, Una città da favola, anche lì. Buonasera a tutti, buonasera ai colleghi, alle persone che ci stanno seguendo in questa diretta oggi pomeriggio. Io porto naturalmente il saluto del sindaco Fabrizio Cerapica, che sta arrivando tra l'altro in comune, perché tra un po' c'è una giunta comunale, però ci tenevamo ad essere presenti oggi a questo momento di condivisione e di celebrazione di questa giornata così particolare. Un grazie, consentitemi di portarlo davvero un po' a tanti altri, innanzitutto agli uffici che hanno lavorato, sono presenti anche qui con me, c'è Gianluca Cocola dell'ufficio comunicazione, hanno lavorato l'ufficio SEF, l'ufficio cultura, sono davvero in tanti ad aver reso possibile un momento come oggi.
Vorrei ringraziare anche gli istituti comprensivi che hanno aderito. Noi abbiamo aperto, diciamo, le porte alla possibilità di aderire. Sono stati due gli istituti aderenti, quindi l'Istituto Ugo Bassi, capitanato dal dirigente, il dottor Armandini, e l'Istituto Sant'Agostino, capitanato dalla dirigente, la dottoressa Capriotti. In ultimo, ma non ultimo, un grazie anche a Gemma Edizioni perché ha lanciato una proposta. Io prima ascoltavo con grande attenzione quello che è stato detto. La vedevo sorridere spesso, assessore, mi scusi se la interrompo, la vedevo sorridere spesso e ammiccare contenta mentre parlavano sì, i suoi sì, io ho preso un sacco di appunti perché credo che, infatti parlavamo in continuazione anche con l'ufficio qui, di quelle che sono anche le buone prassi da poter mutuare, da poter estendere e davvero auspico che si crei una rete, un gemellaggio. Adesso io lancio anche questa proposta a Gemma Edizioni di farsi in qualche modo la mamma della promozione di un gemellaggio tra tutti i comuni che hanno aderito a una città da favola, perché come dicevamo prima c'è davvero bisogno sia di un pensiero felice sia di un pensiero orientato in qualche modo a rendere i nostri ragazzi consapevoli. L'assessore, adesso non ricordo i cognomi, non me ne abbiate, però ho sentito dire una frase molto bella, che è quella di dire che la lettura comunque non ha né tempo né spazio, ci porta in altre epoche, ci porta in altri contesti, no? Io sono davvero grata di poter ascoltare queste prospettive che noi condividiamo e vedere che anche se siamo lontani fisicamente, c'è un filo conduttore che è una mentalità che ci rappresenta e ci ha portato, ci ha spinto a condividere questo progetto. Gemma prima diceva il fatto che comunque la lettura è un mezzo, è il mettersi di fronte a se stessi. È fondamentale che questo lo si faccia fin da quando si è piccoli, perché la lettura, oltre a essere, come hanno già detto diversi colleghi in modo molto corretto prima di me, un potente mezzo anche per quanto riguarda proprio il bagaglio culturale di ciascuno, e quindi la lettura è una leva importantissima per la lettoscrittura, di prevenzione anche di diversi disturbi e quant'altro. Però è un, come posso dire, un trampolino di lancio per una crescita che non è soltanto culturale, ma è una crescita emotiva e umana. Noi abbiamo avuto come amministrazione, abbiamo diversi riconoscimenti al di là di quello della città che legge, ma la nostra biblioteca ha improntato già da anni Nati per Leggere, abbiamo istituito un centro per la famiglia dove ci sono i gruppi comunque di mamme, abbiamo fatto delle letture animate anche per la giornata della disabilità inclusive, dove c'era anche una traduzione LIS, così che i nostri bambini sordi potessero partecipare insieme agli altri bambini e divertirsi insieme a loro. Sono grata e anche un po' orgogliosa, consentitemi, di poter presentare davanti a tutta Italia quello che è il brand di questa amministrazione da questo punto di vista, perché tutto si muove sotto l'egida di un progetto che si chiama Civitanova Città con l'infanzia, che è il tema che noi abbiamo dato, Gemma Edizioni lo sa, che noi abbiamo dato proprio ai nostri ragazzi che aderiranno, insomma, degli istituti comprensivi che hanno aderito, è il tema che abbiamo istituito per guardare la nostra città con questi occhi. Mi preme fare così una precisazione, perché quello che noi raccontiamo non è che vorremmo costruire, non è una città per l'infanzia o dell'infanzia o a misura dell'infanzia, ma è invece una città con l'infanzia, cioè uno sguardo diverso, dove quando ci si occupa trasversalmente di tutte quelle cose che tutelano il più piccolo, il più fragile, il più indifeso, allora quella città davvero è una città a misura di tutti. Quindi in un contesto come questo non poteva non essere inserito una città da favola, perché una città da favola ci dà davvero quello sguardo di città con l'infanzia, perché è un progetto culturale. E davvero la bellezza salverà il mondo, e questo noi italiani tra l'altro lo sappiamo fin dagli albori della nostra storia. Noi siamo circondati di bellezza, l'Italia è bella ovunque, in tutte le sue sfaccettature, che siano esse artistiche, siano i nostri panorami, siano i nostri paesaggi, sia anche la tradizione e la cultura culinaria. Io oggi ho sentito parlare di un sacco di ricette particolari, quindi quest'estate zone verdi, rosse, gialle, permettendo qualche giro gastronomico, mi piacerebbe farlo. Però a parte scherzi,
questo sguardo è fondamentale ed è fondamentale davvero metterlo come forma mentis già dai più piccoli, far capire loro che loro sono attori, vivono di una comunità, si sente spesso parlare di comunità educante, è fondamentale, così come è fondamentale che sia una comunità educata, che si vuole educare in continuazione. E l'educazione può passare attraverso tanti sguardi, quindi la nostra città con l'infanzia è questa, è un progetto che ci ha portato davvero a vedere tante cose diverse, a fare tante cose diverse nell'ambito della cultura, dell'inclusione, della disabilità, delle politiche per la famiglia, e quindi siamo davvero grati di poter inserire in questa progettualità anche la città da favola, dando appunto ai nostri ragazzi la possibilità di interrogarsi su quella che è la Civitanova che hanno e su come la vedono loro città con l'infanzia. Quindi ci aspettiamo davvero tante cose belle, perché poi i ragazzi hanno solo bisogno di un input, hanno bisogno della nostra fiducia, hanno bisogno delle nostre risorse e davvero della nostra voglia di credere nel loro talento bambino, che è soltanto in potenza quello che può esplodere e davvero travolgerci in senso davvero felice, di quel pensiero felice di cui parlavamo prima. Quindi io davvero vi ringrazio, vi saluto tutti, vi ripeto, noi abbiamo preso un sacco di appunti e io attendo davvero, perché ci piacerebbe davvero moltissimo, se fosse possibile creare una sorta di gemellaggio di queste città per fare un progetto comune, perché no, un domani quando sarà possibile far incontrare i nostri ragazzi, incontrarci noi, scambiarci idee, perché questo è davvero quello che è necessario, quanto più in questo periodo in cui veniamo da un momento di privazioni anche emotive, abbiamo tanto tanto bisogno di recuperare, di incontrarci, e questi sono i momenti in cui ci si può incontrare crescendo tutti. Grazie. Grazie Assessore, io voglio cogliere l'occasione per dire anche questo, sto imparando da voi ascoltandovi e non avevo pensato a questo risvolto del progetto, che può essere un modo per migliorare le città, perché io ho sempre pensato che noi adulti non ascoltiamo abbastanza i ragazzi e avevo sottovalutato le amministrazioni comunali pensando che non potessero ascoltare dei bambini e dei ragazzi, invece voi dalle vostre parole, dalle vostre voci me lo avete confermato, per cui sono doppiamente felice, perché questi bambini potranno davvero fare la differenza, perché impareremo a guardare con i loro occhi il mondo come potrebbe essere e magari provare a farcelo diventare. Assolutamente. Perché abbiamo la potenzialità, no, di poterlo fare noi adulti, dobbiamo metterci davvero, la volontà c'è, la sto vedendo negli occhi, e il potere anche, perché quando si occupano dei posti nelle amministrazioni con tutte le restrizioni e le difficoltà inimmaginabili che posso veramente solo immaginare, insomma, ma specialmente in questo momento, però la volontà c'è, per cui, come si dice, volere è potere, bisogna mettersi davvero, rimboccarsi le maniche e farcela, quindi grazie. Io credo di poter parlare a nome di tutti gli amministratori, quest'anno siamo stati tutti investiti da una tempesta e siamo anche rimasti in mezzo ad alcune situazioni in cui era difficile strecciare anche delle soluzioni, con delle normative a volte un po' contrastanti, E risolvere le situazioni in alcuni contesti ha necessitato davvero di creatività, di coraggio, ma soprattutto, ma non perché siamo stati bravi noi, soprattutto dove c'è stata un'ottica di rete, cioè noi siamo riusciti a trovare delle soluzioni quando, sedendoci insieme ad altri, abbiamo detto noi abbiamo questo limite, come possiamo fare, quindi da lì la collaborazione che era già strutturata in questa amministrazione, però con il terzo settore, il potenziamento di alcuni interventi, per esempio ad associazioni che si occupano di malati oncologici, piuttosto che le nostre strutture di volontariato. Quindi davvero questa pandemia, con tutto quello che ha portato, però ci lascia questo, che da soli non si va da nessuna parte. E questo è, credo, un insegnamento potente che noi possiamo lasciare ai nostri ragazzi. La parola insieme, che
ancora prende il sopravvento. Grazie. Assolutamente. Dottore. Grazie, grazie a voi tutti, un saluto a tutti, noi vi aspettiamo a Civitanova Marche. Va benissimo, verremo sicuramente. E dalle Marche dove andiamo adesso? Adesso andiamo nella Puglia, andiamo a Bari e bussiamo alle porte di Monopoli, dove ci aspetta il sindaco Angelo Annese, l'assessora Rosanna Pericci e la direttrice della biblioteca Rendella, Marianna Capozza. Sindaco, c'è? Gemma, scusami, intervengo io perché, scusate, io sono l'assessora alla cultura e pubblica istruzione Rosanna Pericci, perché il sindaco purtroppo è dovuto andare via, aveva una riunione, ovviamente tu sai, in questo periodo ci sono, diciamo, dei problemi grossissimi per quanto riguarda l'organizzazione delle hub vaccinali, eccetera e quant'altro, non voleva interrompere, quindi si è defilato in silenzio, però porto le sue scuse e i suoi saluti, ok? Tranquilla per le scuse, mi scuso io, ma volendo stare tutti dentro, diciamo così, purtroppo i tempi si sono un pochino allungati, però tranquilla, sappiamo del suo grande interesse verso il progetto e lo salutiamo molto cordialmente. Perfetto, perfetto. Io voglio salutare in primis tutti i colleghi, gli assessori, i sindaci intervenuti. Voglio ringraziare te, Gemma, perché non per una situazione di piaggeria, ma noi amministratori siamo inondati di progetti. Alcune volte fare delle scelte non è facile, anche perché stiamo spendendo di soldi pubblici. E ti dico la verità, il tuo progetto, peraltro proveniente da una piccola casa editrice, ha dell'originalità e proprio completamente innovativo, perché sia ti faccio i complimenti già dal titolo, perché è una città da favola, sentirlo in un momento abbastanza buio dà l'idea, diciamo, di una rinascita, di un sogno, quindi di magia, e quindi già immaginavo i bambini di fronte ad un titolo del genere, perché sappiamo noi quante, diciamo, come sono stati bistrattati in quest'anno in vista delle circolari che arrivavano ad horas, dico io, ora si rientrava a scuola, ora, diciamo, insomma, ci siamo dovuti adoperare in tutti i sensi per organizzare peraltro tutti i servizi che sono attorno alla scuola. E poi per il fatto che non voglio assolutamente sminuire l'importanza dei laboratori di lettura, ma finalmente un progetto che rende protagonisti veramente i bambini e che quindi chiaramente vi porta a vedere poi quello che è il prodotto finale di quello che hanno realizzato. Quindi anche vedere come si realizza proprio un libro, che cosa poi deriverà da quello che hanno creato. Quindi un obiettivo formativo, un obiettivo culturale, far conoscere le bellezze, il patrimonio della nostra città. Noi hanno aderito al progetto tutti i quattro istituti comprensivi, quindi ringrazio le referenti, diciamo, degli istituti comprensivi, i dirigenti scolastici. Ogni istituto comprensivo peraltro si è diviso delle tematiche, e quindi per dare la possibilità a tutti di prendere, diciamo, una parte del territorio, di conoscerla, di apprezzarla. E per esempio ci sono delle caratteristiche, voi sapete che il Monopoli si divide e ha una rendita, diciamo, naturale, quello delle spiagge, no? Spiagge sabbiose, peraltro, le famose calette con le barchette, diciamo, che sono l'emblema del nostro mare, che si chiamano gozzi, i famosi gozzi. Quindi ognuno ha preso una parte del territorio e, diciamo, lo trasformerà, lo leggerà in una maniera particolare attraverso delle filastrocche, attraverso dei disegni. Sono veramente curiosa di poi vedere effettivamente questo libro, diciamo, realizzato. Io dico sempre che lettori non si nasce, si diventa, e noi amministratori abbiamo il dovere di, diciamo, di partire proprio da quelli che sono i più piccini, per portarli poi pian piano ad avere questa passione. La sfida che ci siamo posti, io e la direttrice Marianna Capozza, è soprattutto quello di cercare di andare a prendere quelli che sono meno avvezzi alla cultura, meno avvezzi ad apprendere alla manualità, diciamo, di un libro, a sfogliare un libro, e quindi chiaramente ci siamo adoperati anche verso dei progetti che ci sono rivolti anche agli anziani, a un centro sociale anziani che abbiamo. Quindi non soltanto cercare di coprire
tutte le fasce d'età. Siamo stati orgogliosissimi quando ovviamente ci hanno insignito di questo titolo La città che legge, perché ci siamo sempre adoperati. Io ti dico soltanto una cosa, siamo un paese, io dico sempre, in controtendenza, nel senso che, infatti il mio sindaco non c'è, se no veramente l'avrei ringraziato, perché la cultura magari tra diciamo gli assessorati viene vista sempre come un po' la Cenerentola, si pensa sempre ad altre cose. Invece nel mio paese si è investito tanto in cultura. Ti dico che non soltanto in eventi, ma anche in infrastrutture culturali, perché poi attorno a quelle infrastrutture si creano dei veri centri e poli di natura culturale e poi ti puoi, diciamo, sbizzarrire nei progetti. Abbiamo recuperato, non avevamo una biblioteca comunale, l'abbiamo recuperata dopo 33 anni, immagina. E in questa biblioteca, che non è la solita, sai, biblioteca depositaria dei libri, poi ve lo spiegherà meglio Mariana, la dottoressa Capozza, abbiamo addirittura una parte ovviamente per lo studio per gli universitari, una parte per i laboratori per i piccini, ma abbiamo un music lab, abbiamo un laboratorio di storytelling, quindi immagina, è diventato un centro culturale. Allora, una cosa poi, chiaramente gli amministratori lo sanno, poi la grande responsabilità è gestirli questi contenitori e soprattutto fare dei progetti di una certa entità. E quindi questo ci sembrava proprio un progetto sicuramente in sinergia con quello che era questo titolo che abbiamo avuto della città che legge, soprattutto per un fatto, Gemma, quest'anno i nostri istituti ovviamente non hanno potuto usufruire di niente, le piccole uscite didattiche venivano in biblioteca e chiaramente li accoglievamo magari con alcuni progetti, addirittura con incontri con lettori. Allora che abbiamo fatto con la dottoressa Capozza? La biblioteca l'abbiamo portata nelle scuole e siamo andati incontro a loro proprio perché non ci doveva essere questo distacco con le istituzioni e soprattutto con le realtà locali e per proseguire quei progetti ovviamente di divulgazione e valorizzazione della lettura. Tu immagina che abbiamo poi, siccome noi abbiamo un territorio extraurbano estesissimo, noi abbiamo 99 contrade, quindi ci dividiamo tra il mare e la collina, tu immagina che abbiamo creato in due contrade, quelle più popolose, un distaccamento delle biblioteche, nel senso che là ci sono degli operatori che magari una o due volte a settimana e quindi di solito si pensa sempre al territorio urbano, al centro, voglio dire, e non a quello extraurbano, per avvicinare ovviamente, per garantire loro anche i servizi della biblioteca. Sapete, Gemma, che noi da 10 anni a questa parte ci stiamo trovando in una crescita esponenziale turistica con un afflusso incredibile di turisti, perché sai benissimo che siamo vicino a Polignano a Mare, Fasano, quindi stiamo chiaramente in un'isola felice. Non sappiamo i danni ovviamente che questa situazione di pandemia chiaramente porterà a tutti dal punto di vista economico, però siamo pronti per ripartire. Ti dico una cosa, mentre ascoltavo gli altri sindaci, io e Marianna un attimo ci siamo mandati un messaggio, perché sapere che la Puglia da lunedì in arancione per noi significa riaprire le sale della biblioteca, cioè riportare il fermento culturale nella nostra città, perché è assolutamente che non solo è un momento di crescita di tutti, ma è anche un indotto di natura economica, dobbiamo dire. Noi ragioniamo in maniera diversa da chi dice che la cultura non riempie la pancia, invece non è assolutamente vero. Tant'è vero, ti dico una cosa, che proprio per cercare di sfruttare questo afflusso turistico che abbiamo,
ci siamo con l'assessore al turismo, stiamo puntando proprio sul turismo culturale, un turismo di nicchia, un turismo che magari porta a una grande destagionalizzazione, non soltanto magari il periodo estivo, ma coprire diciamo tutto l'anno. E questo significa assolutamente recuperare il nostro patrimonio. Una cosa magari che io ci tengo, che stiamo facendo, recuperare, noi abbiamo tante masserie, abbiamo tante, per esempio, chiesette piccole, chiesette rupestri, per diciamo una Monopoli fare delle escursioni di una Monopoli sotterranea. Quindi la cultura al centro anche per al centro abbiamo riaperto il teatro, non avevamo un teatro, una cittadina di 50.000 abitanti non aveva né una biblioteca comunale né un teatro. Dopo 12 anni di chiusura abbiamo riaperto il teatro, l'abbiamo dato in gestione. Chiaramente avevamo una cittadina che aveva fame di cultura, perché ovviamente i progetti c'erano soltanto delle location magari fatti nelle piazze, eccetera. Quindi finalmente abbiamo creato veramente dei poli di natura culturale, non vediamo l'ora di riaprirlo. Stiamo, sinceramente, io credo che tutti stiamo già con i motori accesi, sperando che si riaprono effettivamente non solo le piazze, gli eventi diciamo all'aperto, ma anche quelli al chiuso, perché vogliamo assolutamente ripartire. Lo vogliamo non soltanto per noi adulti, lo vogliamo anche per i bambini. Io ti dico che sono un'insegnante delle scuole superiori, i ragazzi sono stremati, ti dico la verità, sono stremati, hanno i volti tristi, e abbiamo noi il dovere di dargli una speranza, di farli ricominciare. Questo ti dico, invito tutti, anche i colleghi, perché è il terzo anno, Gemma, che abbiamo con Marianna legato, e con il sindaco, che ovviamente ringrazio perché ha voluto investire un po' di soldi in questo progetto, creato un festival della letteratura. Si chiama Prospero Fest, è una settimana dedicata ovviamente a questi incontri letterali. Abbiamo chiamato come consulente artistico Nicola La Gioia, presidente del Salone Internazionale del Libro, con il quale stiamo cercando di avere un collegamento, una rete. Ti dico la verità, Gemma, non è facile assolutamente parlare con le grandi case editrici. Perché? Perché vi dico, gli scrittori sono diventati delle star, non è facile contattarli assolutamente, e quindi, e soprattutto abbiamo questa grande difficoltà, Gemma, di parlare con le grandi case editrici. Quindi ancora un grazie per te, per la passione che ci metti veramente, perché io penso che tutte le cose poi riescono quando ci si mette il cuore e la passione. Per cui grazie anche di questa rete che hai creato, noi siamo ovviamente diciamo aperti ad ospitare gli sindaci, gli assessori degli altri paesi, e soprattutto ad avere, Gemma, anche i libri diciamo realizzati dagli altri, perché i nostri, ci deve essere questo scambio, interscambio culturale. I nostri ragazzi, i nostri bambini devono vedere anche come scrivono gli altri bambini e conoscere le bellezze degli altri territori. Grazie a tutti. Sarà bello, credo, poi collezionarli tutti, perché nel dorso del libro, che è questo qui, si produrrà, una volta messo in libreria uno di fianco all'altro, si produrrà un disegno che, messi tutto insieme, si vedrà praticamente. Quindi sarà bello anche da collezionare. E poi l'intera collana noi la regaleremo al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione, a quello per la cultura. Per cui sarà veramente una chicca da tenere magari nelle nostre librerie, ma anche nelle biblioteche di tutta Italia. Speriamo, insomma, contiamo anche su questo. Io so. No, dimmi Gemma, dimmi. Sì, sì, no, volevo dare la parola alla dottoressa Marianna Capozza della Biblioteca Rendella di Monopoli, sì, perché so che ci sta mettendo veramente cuore. Assolutamente sì, assolutamente sì. Costanza, ed è veramente precisissima nelle cose, dando oggi, c'erano ancora scambi di mail tra lei e gli altri insegnanti per... coordinare il tutto e per far sì che ogni angolo di Monopoli venisse veramente alla luce. Quindi due minuti.
minuti anche per sicuramente lei. Gemma, sicuramente, se l'ultima cosa poi chiaramente lascio, sicuramente daremo seguito all'iniziativa facendo delle visite guidate in questi posti che hanno scelto, perché molti ragazzi, magari bambini che non li conoscono effettivamente, devono essere portati in presenza lì. Perfetto, okay. E sì, è questo noi che vogliamo anche, no? Che questi nostri bambini prendano possesso reale della propria Perfetto. Terra, conoscendola la appartenenza al territorio. Marianna, la parola a te. Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito, Gemma, grazie per questa rete che hai creato, che è una cosa veramente bellissima, perché sentire tutti gli interventi degli amministratori che hanno parlato finora e dei responsabili veramente ti apre un mondo, ti fa capire che siamo tutti collegati, che veramente abbiamo tutti gli stessi sentimenti, le stesse sensazioni, stiamo vivendo tutti all'unisono, e anche in questo progetto, cioè sentendo gli interventi degli altri amministratori, mi sono resa conto che in effetti stiamo lavorando tutti nella direzione. E qual è la direzione? Valorizzare, che veramente abbiamo tutti gli stessi sentimenti, valorizzare il lavoro dei bambini e valorizzare le nostre città. Questo è l'obiettivo fondamentale, e ovviamente quello di promuovere la lettura, la creatività e la fantasia nei bambini. La biblioteca in questo progetto, tu sai bene, ne abbiamo parlato per tanto tempo, è protagonista insieme a bambini, insieme agli istituti che, permettimi di ringraziare, devo ringraziare le dirigenti scolastiche, le referenti scolastiche, le insegnanti che stanno lavorando tanto, stanno progettando, l'Istituto Intimo, Dugno Galilei, Jones, Comes e Bregante Volta, proprio velocemente, però davvero poi sono quelli che costruiranno il libro insieme ai bambini. Loro sono in fermento, come dicevi tu, stiamo progettando in questi giorni quello che deve essere il disegno, quello che deve essere il menabò di questo libro, e posso dire che davvero stanno studiando la città di Monopoli per valorizzarla nella sua interezza, cioè non soltanto il solito centro storico che ha tutta la sua bellezza ed è giusto che venga valorizzato, ma davvero si sta cercando di dare un'idea generale della città. E quindi è bello sentire queste insegnanti che stanno lavorando, è bello vedere che riescono a coinvolgere i bambini. Tra l'altro loro mi dicevano giustamente, Marianna, ma se avessimo avuto la possibilità di andare nei posti in presenza con i bambini per poi fare i disegni, le illustrazioni, i racconti, sarebbe stato un progetto ancora più bello. E io gli ho detto sì, avete ragione, però è anche vero che dobbiamo insegnare a questi bambini come andare avanti in un momento di difficoltà, e quindi quando siamo in difficoltà, quando siamo in crisi, dobbiamo appoggiarci alla fantasia, alla creatività, al nostro essere ottimisti. E la Rendella in questo senso, la biblioteca, è presente perché è il luogo, come diceva l'assessore, di aggregazione, di diciamo partecipazione culturale e sociale della città ormai dal 2017, da quando ha riaperto, e chiaramente coordina tutti i progetti di sviluppo della lettura, per cui è presente e stiamo seguendo insieme all'assessore questo progetto proprio dall'inizio alla fine. Non vediamo l'ora, perché davvero da quello che sta emergendo abbiamo capito che secondo me questi bambini, ma anche i bambini degli altri comuni, davvero ci sorprenderanno. E dico un'ultima cosa, io ho già informato le mie bibliotecarie, guardate che le bibliotecarie della Rendella, ho detto guardate che quando il libro sarà realizzato, che lo avremo e tutta la collana anche avremo a disposizione, perché la biblioteca la comprerà, e ho detto guardate che noi dopo dobbiamo fare un lavoro di valorizzazione di quel libro, e quindi nei laboratori che facciamo con le scuole probabilmente utilizzeremo non soltanto il libro di Monopoli, ma anche quelli degli altri comuni, proprio perché lavoriamo con le scuole creando questo ponte di collegamento e di dialogo. Quindi grazie davvero, complimenti anche a tutti i lavori che stanno svolgendo gli altri amministratori, e insomma non vediamo l'ora di vedere la collana. Anche noi, Marianna, veramente lo stesso pensiero. Io passo velocemente la parola perché stiamo sforando troppo, e quindi dalla Puglia passiamo alla Toscana, a Forte dei Marmi, dove è collegato l'assessore Alberto Mattugini.
Spero ci sia ancora, perché mi ha mandato un messaggio che doveva scollegarsi, spero che ci sia ancora. Eccomi, sì, scusami Gemma, ma avevo un altro impegno, siamo andati un po' lunghi e devo per forza, i figlioli comandano e vanno ripresi in certi posti, bisogna andarci per forza. Quindi, tanto grazie a nome di tutti. I bambini al centro, va benissimo, centro, comandano sempre, loro, diciamo pubblicamente. Ascolta, no, tanto ti ringrazio per questo splendido progetto a cui noi abbiamo un istituto comprensivo a Forte dei Marmi, hanno partecipato le classi della scuola primaria, sono in attesa di vedere cosa verrà fuori da questo libro, di come i nostri bambini racconteranno la nostra città, diciamo così. Forte dei Marmi è un posto turistico, è un posto dove chiunque va in spiaggia si porta un libro, ecco, quindi c'è, cioè, Forte dei Marmi spesso, io ho uno stabile per lavoro, cioè ho uno stabilimento balneare, tante delle persone che vedi arrivare sulla spiaggia hanno un po' come stile di vita di portarsi un libro, perché è un posto che rilassa e invita alla lettura. Magari la collana potrà essere messa a disposizione dei bagnanti in una bibliospiaggia, chissà. Esatto, esatto. Io voglio un aneddoto, no? Ricordando che questi bambini raccontano la propria città, noi a Forte dei Marmi abbiamo Fabio Genovesi, che è uno scrittore, forse qualcuno lo conosce. Lo conosco, sì, l'ho anche incontrato, ho letto, ecco, tutti i suoi libri. Lui racconta nei suoi libri delle storie ambientate a Forte dei Marmi. È diventato famoso iniziando a raccontare delle piccole storie. Il mare dove non si tocca, una degli ultimi. Quindi siamo, insomma, veramente felici di poter sostenere questo progetto. Come amministrazione abbiamo creato una biblioteca nuova, ho sentito anche un'altra amministrazione poco fa che ha creato, diciamo, una biblioteca tutta nuova, moderna, multimediale, interattiva, che sia uno spazio culturale di aggregazione. Abbiamo creato lo spazio per i più piccoli, abbiamo creato postazioni PC, insomma tutta una cosa, diciamo, un po' nuova. Quindi mi fa veramente piacere di poter sostenere questo progetto. Ecco, ringrazio gli insegnanti che si sono spese, diciamo, perché poi sono loro fondamentalmente, perché se un istituto comprensivo non ti accetta la proposta, come amministrazione andiamo anche poco lontani. Quindi ringrazio l'insegnante e i bambini che si sono dedicati a questa cosa. Quindi in attesa di vedere il libro. Io saluto tutti gli amministratori presenti, un grande saluto e speriamo che tutto questo che stiamo vivendo finisca presto e che si vada verso un'estate di normalità. Certo, io approfitto del suo intervento per dire anche che agli insegnanti che stanno partecipando, noi stiamo fornendo la possibilità di fare un corso gratuito di formazione in editoria, proprio perché dobbiamo crescere insieme anche acquisendo delle professionalità diverse, per cui noi attraverso proprio il progetto mettiamo a disposizione dei modelli standard, dei video tutorial, ma poi ci mettiamo comunque a disposizione anche non in presenza, perché comunque siamo lontani e proprio per logistica al di là del Covid possiamo farlo a distanza, proprio per mantenere anche i costi dello spostamento. Ma siamo assolutamente a disposizione anche per effettuare delle videoconferenze, per spiegare ancora meglio, qualora qualche punto non fosse chiaro, come nasce un libro. Perché poi queste competenze loro le potranno rimettere a disposizione dei bambini e di se stesse per altri progetti. E quindi crescere anche in questo senso. Quindi io la ringrazio, assessore, mi porti i saluti al dottor Bruno Munzi, che è il sindaco della vostra città, e speriamo di vederci presto, ma sfogliando magari il libro in spiaggia, perché questa è una parte. Io ho sempre la borsa piena, da una parte gli asciugamani e da una parte i libri, perché poi porto sempre i libri per tutta la famiglia. Poi loro vanno a fare il bagno, io mi metto là a leggerli tutti. Però insomma, sono sempre fiduciosa che possano sfogliare qualche pagina nel mentre, i miei figli. E quindi il libro in spiaggia è la cosa più bella che c'è, perché proprio unisce le cose più belle che ci sono al mondo, insomma, il mare e la lettura. È uno dei pochi momenti in cui uno si può prendere un po' di tempo e dedicarlo a se stesso. Esatto, quindi colgo l'occasione di questo suo spunto, perché vedo che l'assessore di Civitanova Marche prende appunti. Anche qui, per i paesi dove c'è il mare, facciamo una bibliospiaggia con la collana di una città da favola, così sarà una bella cosa. Se mi posso intromettere, noi ce l'abbiamo.
Brave! Quindi allora poi mi farete una bella fotografia della biglioscaggia con sopra una città da favola, sarà bellissimo, veramente. Glielo spiegherò. Comunque c'è un servizio di volontariato dove c'è proprio la Biblio Express, si chiama, quindi. Bellissimo, bellissimo, grazie davvero. Allora salutiamo la Toscana e ce ne torniamo in Abruzzo, andiamo ad Alba Triatica in provincia di Teramo, un paese di 12.500 abitanti circa, dove c'è la sindaca Antonietta Casciotti, che salutiamo, e c'è l'assessora Francesca Di Matteo invece in collegamento con noi. Alba Adriatica è una delle località turistiche più rinomate del Medio Adriatico per i suoi 200.000 metri quadrati di spiaggia. C'è l'assessore? E deve mettere il microfono, deve azionarlo? Eccola. Buonasera, mi sentite? Grazie. Sì, forte e chiaro. Allora, buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito e ringrazio la Gemma Edizioni per questa bella iniziativa organizzata proprio oggi, 23 aprile, che celebriamo la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Ci tengo a portarvi il saluto del nostro sindaco Antonietta Casciotti, che ci teneva molto ad essere presente a questo incontro, sarà per la prossima volta, ma purtroppo un impegno istituzionale non le ha permesso di partecipare. Alba Adriatica è stata uno tra i primi comuni ad ufficializzare l'adesione a questo progetto Città da Favola. Cioè, questo progetto anche a noi ci ha reso proprio entusiasti e l'adesione è stata convinta. È veramente un progetto bellissimo perché unisce la promozione della lettura attraverso la scrittura in collaborazione con le scuole. La nostra amministrazione collabora proprio in sinergia con anche la biblioteca comunale, le scuole e una serie di attività culturali. Questa iniziativa culturale ci è parsa veramente innovativa anche perché vede gli alunni diventare scrittori di favole ambientati nella loro città. Quindi sarà proprio bello vedere come loro vedono la nostra Alba Adriatica, come la immaginano. E poi sarà proprio bellissimo catalogare in biblioteca il libro su Alba Adriatica. Ma vogliamo catalogare tutti quelli degli altri comuni, quindi Gemma pensa a un modo per farci avere tutti i libri di tutti i comuni che hanno partecipato a questa edizione. Io, come abbiamo parlato tanto, abbiamo detto tante cose, quindi non rubo altro tempo, però un doveroso ringraziamento alla nostra dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Alba Adriatica, a tutti i docenti, gli alunni e le loro famiglie, perché hanno aderito e sposato e stanno soprattutto lavorando a questo bellissimo progetto. Grazie a tutti. Grazie assessora, grazie a voi perché ci avete veramente, siete stati uno dei primi dei comuni che hanno partecipato ad ufficializzare proprio l'adesione e ci avete dato il là, perché in un certo senso quando si parte con un progetto visionario, perché questo è un aggettivo adattissimo a questo progetto, a questa circostanza, e in un momento storico del genere dove ci sono altre priorità, mettere la cultura comunque al centro non è semplice, è anche un po' da folli, però poi è bello trovare altri folli dall'altra parte che possono crederci, perché io credo fortemente che una delle priorità della nostra terra debba essere necessariamente la cultura, pensare non solo alla pancia, perché a quello possiamo in un certo qual modo, cioè ci sono delle cose per cui non possiamo fare nulla, però ci sono delle cose per cui possiamo fare tanto, e allora donare un pensiero felice ai bambini in questo momento io lo trovo doveroso per noi adulti, e poi prenderlo questo pensiero felice e farlo nostro per dare anche a noi modo di respirare aria nuova attraverso i loro occhi. Prima o poi finirà questo marasma e allora in questo modo insegneremo anche ai nostri figli che si può continuare a camminare e non rimanere fermi in attesa di, perché camminare nella giusta direzione può farci vedere anche altri panorami e creare altre realtà. Ecco, è bellissimo vedere che tra voi stanno già nascendo delle reti, no? Delle amicizie, e la parola insieme la condividete in tanti. Per cui questo spero sia solo l'inizio e spero, come dice anche lei, che questa collana di una città da favola possa entrare nelle case di tutti i bambini, magari attraverso la biblioteca comunale. Quindi io
Io la ringrazio tantissimo e porti i miei saluti alla sindaca Antonietta Casciotti. Grazie, grazie Gemma. Grazie. E allora dall'Abruzzo ritorniamo al Lazio, nel Lazio torniamo a Roma, a Monte Porzio Catone. E qui è stato bellissimo iniziare il progetto in questo comune. Avevamo già conosciuto l'istituto comprensivo che fa parte di questo progetto attraverso anche Libriamoci, attraverso la condivisione di Bonsai, del libro di Denise Serrecchia, illustrato e scritto da Denise Serrecchia, di cui parlavamo prima. E poi sono state proprio le maestre di questi due istituti comprensivi, di questo istituto comprensivo, le due maestre che hanno portato all'attenzione dell'amministrazione comunale il progetto. Amministrazione comunale che è stata immediatamente favorevole a sposarlo questo progetto, con il sindaco che è presente, il dottor Massimo Pulcini, l'assessora Francesca Valdambrini e l'assessora Patrizia Santoro. E cultura, istruzione, il sindaco al centro di questa amministrazione che porta avanti questo progetto con l'aiuto di insegnanti che veramente hanno a cuore, come tutte le insegnanti di questa bella nostra Italia, hanno a cuore la crescita culturale dei nostri bambini. E parlare all'interno di questa collana, di una città da favola come Monte Porzio Catone, sarà per loro anche un modo di crescere. La parola a lei, sindaco Massimo Pulcini, grazie per esserci. Grazie a voi, buonasera a tutti. E saluto gli amministratori, i colleghi sindaci che ci hanno salutato e che mi hanno preceduto nell'intervento, tutti gli assessori presenti, e ringrazio in particolar modo la casa editrice, l'Istituto Comprensivo Don Milani, che si è fatto portatore, come hai ben detto, di questo prezioso strumento di cui ci siamo dotati, questa iniziativa culturale che intendiamo veicolare il prima possibile e sul quale stanno lavorando i nostri ragazzi, centinaia di ragazzi, perché come mi rappresentava con l'entusiasmo e la determinazione che caratterizza la mia delegata alla pubblica istruzione Patrizia Santoro, si sono messi subito al lavoro e questo lavoro caratterizza sia i bambini e coinvolge sia i bambini dell'infanzia che delle elementari e le medie. E questo ci entusiasma e ci sta caricando di aspettative. Non vediamo l'ora, in questo anno buio caratterizzato da una pandemia che mi ha fatto lavorare a testa bassa, un po' più concentrato su e preoccupato su una situazione che nessuno ovviamente poteva prevedere. E il riconoscimento di Città che Legge, che ha anticipato un po' questa adesione a questo bellissimo progetto della città da favola, è un raggio di sole, un raggio di sole che illumina insomma il buio della situazione epidemiologica che sta scandendo il nostro quotidiano, ai noi. E pensate, come ho sentito dire, noi non ci siamo sottratti comunque a un'inerzia che in qualche modo poteva ingessarti attraverso questa pandemia, e con l'ausilio dell'assessore Valdambrini, che sta al mio fianco e che ha consentito la mia sofferta connessione, perché io mi trovavo al comune e ho avuto problemi, come avete visto, l'ho messo anche nella chat, quindi siccome non stiamo lontani dal suo studio ho potuto raggiungervi e partecipare a questa bellissima, a questo bellissimo incontro. I tempi si sono un po' dilatati, ma quando c'è l'entusiasmo è inevitabile che è impossibile stare con la clessidra e con l'orologio alla mano. Parlo di clessidra perché Monte Porzio si caratterizza, dico soltanto questo, per due aspetti fondamentali. È la città del tempo, in quanto Papa Gregorio XIII, nella villa seicentesca di Mondragone, attualmente di proprietà dell'Università di Tor Vergata, è lì che nel 1582 ha promulgato la riforma del calendario attualmente vigente. Quindi di questo andiamo fieri, siamo orgogliosi, stiamo mettendo in piedi diverse iniziative. E siccome noi riteniamo che lo strumento del libro sia uno dei migliori veicoli per scandire il tempo,
Insieme all'altra nostra caratteristica, che è quella di essere la città del vino, perché abbiamo prodotto attraverso i vigneti, visto se prima sentivo parlare di ingredienti golosissimi, ma noi ci vantiamo di essere la città del vino e della prima DOC d'Italia, che è il Frascati. Quindi come non leggere e non abbinare il libro a un bel calice di vino, soprattutto Frascati DOC. Quindi ecco, questo è un messaggio che lascio con questa con è una promessa, sindaco, nel senso che quando verrò per presentare il libro il calice di vino me lo fa trovare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io sto segnando tutti, anche tutti i colleghi che mi hanno preceduto negli interventi, gli assessori, ecco. Ho la testimone perché l'assessore di Civitanova Marche sta prendendo appunti e sorrideva ancora, per cui ho la testimone. Sì, sì, l'ho vista, di vino. L'ho vista annuire, quindi capisco che insomma questo è un sono strumenti che insomma ci accompagnano nella lettura sicuramente a molti di noi. Ecco, l'altra cosa da dire è che sono davvero orgoglioso di ascoltare e di essere aggiornato dalla preside, che ringrazio molto, il dirigente scolastico Fabiola Tota, tutte le maestre che si sono adoperate con grande entusiasmo, come sottolineavi tu, e soprattutto i bambini. Questa iniziativa mi ricorda un po' una iniziativa che feci quando ero assessore alla cultura di Monteporzio Catone, si chiamava Libri Insieme, coinvolgeva un'altra casa editrice, e io volli, ricordo che volli una lettura condivisa che univa bambini e adulti. Però questa è ancora più bella, ancora più ricca, perché si preziosisce del protagonismo dei bambini. E come ha detto chi mi ha preceduto, questo è un valore aggiunto inestimabile. Quindi non ci resta che restare in attesa di giugno, mi diceva Patrizia, per avere il prodotto finito in mano e iniziare intanto, come facevo fin da bambino, ad aprirlo per annusarlo. Quella è la prima cosa che farò, come ho sempre fatto, e poi ecco, sarà bello poter guardare la nostra città del vino e del tempo attraverso gli occhi dei bambini che a loro volta l'hanno raccontata con gli occhi anche dei loro nonni, e questo è meraviglioso. Grazie, grazie sindaco, grazie di aver condiviso con noi questa esperienza anche olfattiva e anche degustativa del libro stesso. Io il naso nel libro ce lo metto sempre, per questo quando mi parlano di ebook io non ce la posso proprio fare, io devo sfogliarlo, il libro è più forte di me. Però io la parola adesso la darei all'assessore Patrizia Santoro, che è stata la prima firmataria proprio del progetto. Patrizia, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. I tempi si sono allungati, sarò breve. Intanto condivido tutto quello che si è detto stasera e sono stata già dal primo momento entusiasta di partecipare a questo progetto, perché anche solo sentire telefonicamente Gemma mi ha fatto innamorare sin dal primo momento. Il mio primo contatto per farmi conoscere la casa editrice è stata la docente Elena Fusani, che ringrazio, mi ha messo in contatto con Gemma. Gemma mi ha prospettato questo progetto, io l'ho subito condiviso immediatamente il giorno dopo con il sindaco, che l'ho accolto in modo favorevole. E già subito dopo qualche giorno la giunta si era riunita per deliberare. Quindi ringrazio tutti, anche gli assessori. E poi è stato proposto in collegio docenti a tutti gli insegnanti. Gli insegnanti lo hanno accolto. Il nostro istituto comprensivo, nel nostro comune c'è un solo istituto comprensivo, quindi materna, elementare e primo grado media. E tutte le classi hanno aderito senza esclusione di nessuno, e quindi parteciperà la materna, come la infanzia, come la primaria e come la secondaria di primo grado.
Inizialmente l'ho visto anche un po', devo dire, problematico come, come sarebbe dovuto venire fuori questo libro, perché viviamo un momento di, tutti sappiamo, di pandemia, e quindi mi chiedevo, ma come faranno questi ragazzi a conoscere i luoghi e poi a descriverli nelle loro favole, nelle loro filastrocche? Poi invece mi sono ricreduta di questo, perché le nostre insegnanti sono veramente in gamba, bravissime. Quindi hanno fatto vedere i video ai ragazzi, hanno mostrato le foto, sono stati aiutati dai genitori che hanno portato i loro bambini a vedere i luoghi, visto che non si possono fare gite didattiche. E poi l'aiuto dei nonni, perché anche i nonni hanno raccontato del nostro territorio. Quindi attraverso questo libro conosceremo meglio il nostro territorio. In primis però io voglio ringraziare i bambini, i ragazzi, perché senza di loro questo libro non sarebbe venuto fuori. E sì, è vero, aiutati dagli insegnanti, però ho visto in loro un grandissimo entusiasmo. Oltre che al nostro di adulti, i nostri bambini sono il nostro futuro, quindi che dire. E poi l'ho visto anche sotto un altro aspetto questo libro, anche sull'aspetto civico, perché l'educazione civica nelle scuole ci insegna allo studio del territorio e quindi a rivalutare il territorio. E cosa dire? Aiutati un po' dai nonni, un po' dai genitori, ma questo libro sta venendo fuori e ho avuto anche l'occasione di leggere alcuni brani. E questi brani, almeno dal mio punto di vista, sono bellissimi. Non vedo l'ora che questo libro venga terminato. E avere nelle nostre, adesso che essendo della collana, sicuramente avremo anche noi nel nostro comune, nella nostra biblioteca, la collana di tutti i libri fatti da tutti questi bambini, in modo che anche i nostri bambini possano conoscere tutti gli altri territori. Ecco, non mi dilungo di più, sono Grazie. Veramente entusiasta di questo progetto e l'ho accolto a braccia aperte. Ringrazio la collaborazione dell'Ufficio Cultura, quindi nella persona di Alessandra, della dottoressa Alessandra Catenacci, e anche della nostra bibliotecaria Cristina Catervi. Buonasera. Grazie, grazie Patrizia, è stato veramente un piacere questa sera ascoltarti. Ebbene sì, ci siamo subito amate, Patrizia, l'abbiamo confessato, perché poi... Scusate, accade spessissimo tra le persone che condividono le stesse passioni. Accade che ci si trovi, no? Anche attraverso semplicemente una telefonata, in attesa poi di vederci davvero davanti a un calice di vino, quello che ci offrirà il sindaco. Certamente. Concludo dicendo una cosa. Oggi guardavo il brogliaccio delle giunte che facciamo. Pensate che l'adesione e il sostegno al progetto Città da Favola è stato il primo atto di giunta del 2021, quindi proprio all'insegna della speranza. Questo è bellissimo, grazie per questa pillola che ci ha dato, perché veramente è curativa, veramente grazie. Io darei la parola all'assessora Francesca Valdambrini, sempre di Monte Porzio Catone. Guardi, si è allontanata al momento, però abbiamo condiviso tutto, compreso il suo studio, quindi, quindi ecco, la ringrazio anche per questo e vi saluta. Perfetto, allora ce la saluti lei, la ringrazio sindaco, la ringrazio davvero. E da Roma ci spostiamo e torniamo a Lecce, nel paese più piccolo che finora ha aderito. Infatti Montesano Salentino ha solo 2600 abitanti e c'è collegato con noi il sindaco Giuseppe Maglie e il delegato all'istruzione, il professor Luigi Rizzello. Sindaco, c'è? Sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Sindaco, buonasera, eccoci. Buonasera a voi. Diciamo che si è fatto un po' tardi, però insomma ne è valsa la pena, perché abbiamo potuto ascoltare
tante tante cose interessanti e quindi insomma l'idea, non ricordo più chi diceva, di gemellare in qualche modo questa, di costruire una rete, mi pare insomma un'idea da cogliere al volo da parte tua, insomma. Ecco, io intanto saluto te, saluto tutti i presenti, gli amministratori, i colleghi sindaci e tutti quanti. E niente, sarò breve perché poi così lascerò la parola al delegato alla cultura, il professor Gigi Rizzello. Niente, noi come abbiamo così avuto la possibilità di, siamo venuti a conoscenza di questo progetto, lo abbiamo sposato immediatamente, insomma, ecco, senza indugi. Anche perché noi siamo un piccolo comune che sin da subito, insomma, per quanto riguarda il tema della cultura, ha avuto un po' l'idea abbastanza chiara. Insomma, abbiamo fatto davvero un investimento in cultura, no? E anche in questo tipo di cultura, nella sua accezione probabilmente principale, fondamentale, che è quella della lettura e del libro. E quindi insomma un progetto del genere non poteva che sposarsi con le nostre idee. Diceva bene, insomma, abbiamo preso questa qualifica di città che legge perché poi da quando ci siamo insediati, sono passati 3 anni, insomma, adesso ci siamo un po' fermati per questa pandemia, ma abbiamo fatto davvero tutta una serie di iniziative a carattere culturale e soprattutto di iniziative in, diciamo così, per la promozione del libro, Palazzo d'Autore, insomma, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che miravano appunto a promuovere il libro, perché pensiamo che la lettura e il libro sia assolutamente fondamentale come strumento di comunicazione, insomma, è lo strumento d'elezione. E poi perché i dati che vengono fuori dall'OCSE, sappiamo bene, sono dati molto preoccupanti, no? Non bisogna mai ricordare, non bisogna mai scordare quello che ci dice l'OCSE. Attenzione, qui abbiamo grandissime difficoltà da parte dei nostri ragazzi, soprattutto al sud, di comprendere, di leggere e comprendere un testo. E credo che insomma questo sia molto preoccupante, no? Quindi credo che un'amministrazione, seppure piccola, abbia anche un dovere civico di andare in questa direzione insieme alla scuola e insieme, diciamo così, a tutti gli addetti ai lavori. Un'ultima cosa, sentivo prima parlare di biblioteche, ho sentito Monopoli che la biblioteca era chiusa, insomma questo noi stiamo facendo di tutto, no? Per tenere aperta la nostra biblioteca, cercando anche di rimpinguarla, di adeguarla, insomma, di renderla fruibile. Tenga conto che in un paesino piccolo la biblioteca comunale, insomma, se dovesse chiudere la biblioteca comunale, un po', diciamo, anche a livello simbolico, no? Un po' come un organismo che muore in qualche modo. E quindi stiamo facendo tanti progetti anche per la biblioteca comunale, per cercare, insomma, di tenerla in vita. Il patto locale per la lettura del capo di Leuca, tutti insieme in rete. Noi siamo, come piccolo comune, siamo un comune capofila del bando di città che legge, campagna elettorale, qui anche qui insomma, e quindi niente, queste sono le iniziative, per cui insomma, che dire, questo progetto insomma ci ha entusiasmati da subito perché ci crediamo e ci sembra anche il modo così migliore per coinvolgere i ragazzi delle scuole, e quindi a questo ci penserà il professore Rizzello, che è molto bravo e quindi che insegna, ha a che fare con i ragazzi sempre, quindi, e a cui cedo volentieri la parola, che ci dirà insomma poi come tutti gli aspetti di come sta procedendo l'iniziativa, insomma. Grazie, grazie a voi. Grazie sindaco, grazie della sua partecipazione. Assessore Rizzello c'è. Eccolo, eccolo. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Saluto naturalmente tutti i sindaci, saluto tutti gli amministratori, assessori, un saluto particolare va a te Gemma, perché sei stata veramente molto brava a condurre e ad attirarci a questo avvenimento così importante, così bello, che è quello della lettura. Noi come piccolo comune, dicevi, noi siamo un comune dove abbiamo solamente 210 ragazzi, pensate un po', quindi
abbiamo un istituto comprensivo, abbiamo una scuola composto sostanzialmente da una scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola di primo grado, diciamo così, dove tutte e tre, quando hanno sentito parlare di questo progetto, ecco, sono state veramente coinvolte dalla cosa, perché poi stiamo parlando di un qualcosa dove si cerca di intervenire. Io come uomo di scuola devo condividerle queste cose, cioè si cerca di intervenire nelle relazioni con le persone. Io la cosa che mi ha colpito questa sera, sinceramente, è quello che effettivamente l'amministrazione di un paese non dovrà solamente pensare a costruire opere pubbliche che, ripeto, hanno la sua valenza, hanno la sua importanza, però l'aspetto relazionale, l'aspetto, diciamo, dove intervenire nella sensibilità, ecco, dei ragazzi, nella sensibilità delle persone, perché poi quello che è stato detto, questa parola insieme, si intende sostanzialmente dove c'è un lavoro sinergico, un lavoro che coinvolge tutti. E io devo dire che devo ringraziare, per esempio, in primis devo ringraziare, diciamo, oltre al sindaco, agli amministratori, agli assessori e tutti quelli che ci credono in questo progetto, io devo anche ringraziare, che è una cosa importante, i dipendenti del comune, perché vedete, molto spesso il politico non può raggiungere determinati risultati se non è presente la, come dire, un'attività continua, profonda dei funzionari, dei dipendenti del comune. Io devo dirvi la verità, quando la mia dipendente, una delle nostre dipendenti, la dipendente Verardo, ci dice: guarda, c'è un progetto che è veramente molto ricco, come non dobbiamo dire no? Dobbiamo iniziare a lavorare. In effetti poi abbiamo fatto una videoconferenza con te, Gemma, dove abbiamo visto effettivamente che le stesse maestre, che io ringrazio, la maestra Ferraro, la maestra Contaldi e la professoressa Lecci, dove naturalmente in primis si va ringraziato il dirigente dottor Polimeno. Quindi voglio dirvi, grazie a loro, grazie a questa sinergia di tutti, sicuramente si può fare un qualcosa di importante, un qualcosa di grande, perché secondo me solamente se c'è la collaborazione, se c'è un lavoro in team, se c'è un lavoro, come devo dire, quotidiano, sicuramente si possono ottenere dei risultati molto, molto positivi. Abbiamo anche coinvolto, per non dimenticarmi, anche le componenti, gli organi della scuola. Abbiamo coinvolto il consiglio d'istituto, abbiamo coinvolto il presidente del consiglio d'istituto, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro veramente profondo, perché secondo me quando si parla di libri, quando si parla di letture, ci deve essere coesione, non ci deve essere divisione. Questo è stato il nostro intento, e devo dire, con il sindaco Maglie, ecco, Giuseppe Maglie che ho di fronte, effettivamente il nostro intento è proprio quello di portare avanti un progetto culturale dove ci deve essere il coinvolgimento di tutte le componenti, perché questo è un aspetto importante. Però, come diceva prima il mio sindaco, noi però veniamo da lontano, perché per esempio abbiamo già lavorato con le scuole facendo un progetto, la biblioteca che vorrei, per esempio, dove c'è stato proprio un lavoro sinergico tra amministrazione e scuola. Quindi la scuola deve essere al centro dell'attenzione. Io come uomo di scuola non sono che contento di questa iniziativa, di questo libro, dove dobbiamo cercare sicuramente, adesso dobbiamo ancora rivederci con le maestre, insomma, con le professoresse, con i ragazzi, perché poi vogliamo approfondirlo, questo aspetto ancora di più, perché quando senti parlare di favole, quando sentiamo parlare di tradizioni, quando sentiamo parlare di scoprire la cultura locale, secondo me, di un piccolo comune, stiamo parlando, come diceva prima Gemma, di un comune, pensate, di 2.600 abitanti. Però noi ci diamo da fare, veramente, siamo contenti di questo progetto, ringrazio tutti e naturalmente buona serata a tutti.
Grazie, grazie Luigi per il tuo intervento e grazie anche al tuo sindaco, che è un po' anche il nostro, no? Perché adesso farà parte di una città da favole, nelle favole tutto può succedere, anche che i sindaci diventino i sindaci di tutti, no? Anche se da un piccolissimo comune, chissà, e impareremo a conoscere tutte queste bellissime realtà che ci state presentando con tanto entusiasmo. E da Lecce passiamo all'ultimo comune che vi presentiamo questa sera, tornando nel Lazio, il comune di Pomezia, dove per noi è presente il sindaco Adriano Zuccalà e l'assessora Miriam Del Vecchio. Pomezia è un comune grande, un comune di 63.000 abitanti, e infatti sono 7 gli istituti comprensivi che parteciperanno al progetto, e loro hanno fortemente voluto coinvolgerli tutti proprio per dare l'opportunità a tutti i bambini di poter partecipare. Sindaco, la parola a lei. Grazie Gemma, buonasera a tutti. Prometto che sarò rapido essendo l'ultimo. No, a questo punto facciamo... può prendersi tutto il tempo che vuole proprio perché è l'ultimo, quindi tranquillo. No, non voglio rubare altro tempo perché tutti i colleghi hanno detto delle parole bellissime e le condivido, quindi mi limiterò a parlare della nostra città e di questo progetto che a Pomezia abbiamo aderito con piacere a una città da favola, perché riconosciamo e sosteniamo la lettura proprio come valore condiviso che è in grado di favorire una crescita socioculturale attraverso la collaborazione della nostra biblioteca comunale con cui abbiamo fatto un grande lavoro di rilancio, le librerie e, come dicevi, gli istituti scolastici presenti e proprio la città stessa. Che diventano luoghi quindi di promozione e diffusione della lettura dei libri. La nostra è una città molto giovane e moderna, ha poco più di 80 anni, con una spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale e alle nuove tecnologie. Siamo tantissimi giovani, il 40% della nostra città è composto da giovani, che trovano nella cultura e in tutte le iniziative che riusciamo a mettere a punto durante l'anno un collante per la costruzione di un senso di comunità e di aggregazione che stiamo cercando di costruire proprio perché è una città molto giovane. E le attività dedicate alla lettura sono molto apprezzate. Basta pensare che da quando abbiamo rinnovato e ampliato gli orari della biblioteca e dei suoi servizi, abbiamo registrato un aumento del 40% delle presenze negli ultimi 2 anni. In questo contesto il riconoscimento della città che legge dimostra che c'è una vivacità culturale a Pomezia e la biblioteca ricopre un ruolo importante, è proprio un punto di riferimento per le famiglie, gli studenti, le scuole e anche le associazioni. Nel progetto Città da Favola, come dicevi, ci abbiamo tenuto particolarmente a coinvolgere le nostre materne comunali e tutti gli istituti comprensivi del territorio. E devo dire che l'adesione è stata unanime e quindi è un motivo di orgoglio particolare. I giovani protagonisti di Pomezia che fanno parte di queste favole sono sicuramente i docenti, gli studenti delle scuole di infanzia comunali, che sono la Maria Immacolata, la Sant'Andrea Uberto, la San Francesco d'Assisi e la Gianni Rodari, e degli istituti comprensivi che sono l'Enea, la Pestalozzi, la De André, l'Orazio, Via della Tecnica e del Circolo Didattico Matteotti, che hanno raccontato i luoghi delle meraviglie della nostra città, come il nostro bosco urbano, la riserva naturale della Sughereta, o l'atmosfera magica della nostra città durante il Natale. Voglio ringraziare tutti loro e i dirigenti scolastici per aver partecipato e soprattutto voi per averci proposto e organizzato questo progetto. Permettimi di dire però, come sentivo prima, che investire nella cultura in questa fase non è una scommessa, ma è essenziale. E ancora di più lo è stato durante la pandemia e lo sarà durante la ripartenza, perché proprio nei momenti più difficili, dove non riusciamo a superare le difficoltà, si riesce ad avere un arricchimento personale. E mai come nell'ultimo anno che è passato... che ha avuto magari qualche minuto in più per leggere un libro. E noi speriamo che questa attività che è stata organizzata con tutte le scuole abbia permesso ai ragazzi di sognare di tornare alla vecchia normalità nei luoghi bellissimi che abbiamo qui a Pomezia.
Grazie Sindaco, grazie. Sì, sono completamente d'accordo con lei, non bisogna perdere di vista la cultura, perché è quello che ci permette di crescere come società e magari di riuscire ad affrontare anche in maniera migliore quel che verrà dopo, no? La ripartenza appunto di cui parlavamo, perché essere coscienti di cosa si può fare lo si può acquisire solo se possiamo veramente istruire i nostri ragazzi al meglio, possiamo istruirci noi, e quale maniera migliore di educarci alla lettura. Quindi grazie, condivido pienamente il suo sentire. Io vorrei dare adesso la parola alla sua assessora, la dottoressa Miriam Del Vecchio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i colleghi e a tutti i sindaci presenti. Buonasera. Siete tutti giovanissimi nel vostro comune, come già anticipava il sindaco. Quindi mi fate entrare se busso, sì. Cioè... Assolutamente. Bene. Io mi associo al tour culinario, da noi ci sono i torvicelli che sono il simbolo di Pomezia, quindi potrai assaggiare anche qui una specialità gastronomica. Rotolerò di città in città con molto piacere, insomma, rotolando con molto piacere. Sono poi una mangiona di libri e anche di piatti veri, insomma, quindi con molto piacere. Allora, io direi che ho accolto davvero con grande entusiasmo questo progetto. La nostra amministrazione ha come obiettivo la rete tra i territori, la rete tra i cittadini, ma soprattutto la rete tra le varie istituzioni, che sia enti del terzo settore, che siano istituzioni scolastiche o pubbliche in generale. È una delle nostre mission. Non da ultimo, in uno dei luoghi simbolo della cultura, la biblioteca, è stata realizzata un'opera muraria di un artista internazionale, quindi ecco, dalla pandemia nascono opportunità culturali e assolutamente colpisce ancora la cultura. Gli stessi artisti coinvolgeranno, purtroppo siamo capitati in zona rossa e quindi non è stato possibile farlo adesso, ma gli stessi artisti coinvolgeranno più avanti ad ottobre le scuole e gli studenti del territorio, quindi avremo delle opere particolari sulle pareti murarie delle scuole, delle nostre scuole statali, e sarà un piacere vedere i ragazzi coinvolti in questa, anche in questa evoluzione culturale. Ecco perché la parola chiave è proprio rete e partecipazione, ed è da qui che è nata l'idea di coinvolgere un po' tutte le scuole del territorio. Come dicevi, siamo una città non grandissima ma abbastanza grande. Abbiamo 7 istituti comprensivi, se contiamo le nostre materne comunali, che contano più di 30 plessi tra materne, scuole elementari e scuole medie. Quindi la scommessa è stata proprio coinvolgerli tutti. Devo dire, ho letto i primi elaborati dei bambini delle materne comunali e sono meravigliosi, ti commuovono sempre, come diceva qualcuno, dobbiamo trarne spunto, no? Dai loro elaborati si capisce proprio la voglia di poter correre felici, di poter accorciare queste distanze anche fisiche che ci sono ormai nella scuola, quindi da tutti un po' emerge questa volontà di poter correre con gli amici, di potersi ritrovare, di potersi riabbracciare, un gesto che ormai purtroppo abbiamo quasi dimenticato, non possiamo usare più, manca soprattutto ai piccoli che vivono di fisicità, e dalla fisicità passano spesso le emozioni, no? Quindi dai loro scritti emerge forte questa voglia, e devo dire emerge anche tutte quelle che sono le ricchezze del nostro territorio, una fra tutte la riserva naturale della Sughereta, come diceva prima il nostro sindaco. È importante perché è un'oasi naturale, completamente un bosco di quercia da sughero, e quindi i bambini l'hanno descritta in un modo meraviglioso, ci nascono orchidee selvatiche, ci nascono fiori particolari, ed è bello capire la voglia soprattutto di piccoli di tutelare un luogo così importante, quindi da loro probabilmente abbiamo tanto ancora da imparare. Bene, bene, grazie assessora, la ringrazio veramente tantissimo. Io non so se mi sembra di aver intravisto l'assessora Francesca Valdambrini. Vuol dire qualcosa, assessora? È riuscita a ritornare? Ci siamo interscambiati. No, non aggiungo niente perché hanno già detto tutto loro. Vi ringrazio, ho partecipato volentieri alla riunione. Vedo che lei è stato molto interessante. Perché vedo il suo studio pieno di colori, quindi è anche un artista, credo. Sì. È una divoratrice di libri anche. Che meraviglia, quindi un connubio fantastico, ci dobbiamo conoscere. Certo, fantastico. Non mancherà occasione.
Bene, io ringrazio veramente tutti i partecipanti, anzi colgo l'occasione, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, noi siamo qui. Gemma, mi permetto io, visto che c'era l'idea di un gemellaggio, sarebbe carino far leggere le storie delle altre città ai bambini in una call, visto che non si può ancora in videoconferenza, cioè in di presenza ma in videoconferenza. Magari ognuno elabora, si legge, elabora una storia e la presenta a tutti gli altri. Possiamo organizzarci, Miriam, prendo appunti perché adesso l'assessora di Civita Nova Marche è andata via. Quindi prendo l'appunto io e lo faremo, perché no? Allora il passo successivo sarà organizzare una diretta con ognuno di voi per dar spazio agli insegnanti, per dar spazio ai dirigenti e anche ai bambini. E perché no? Poter organizzare uno scambio del genere potrebbe essere veramente interessante e molto producente, perché la cosa bella è che i bambini ricevono molta gratificazione da questo progetto e Dio solo lo sa quanto abbiamo bisogno di sentirci dire che siamo bravi e che possiamo farcela, perché se impariamo solo a credere in noi, poi possiamo farcela davvero, accade. Quindi in un momento nel quale, in un periodo nel quale il buio c'è, in un periodo nel quale spesso giocando ai videogiochi solo se sei il vincitore allora sei davvero il primo, altrimenti se arrivi per secondo hai perso, noi vogliamo invece dar modo ai bambini di essere tutti i primi. Quindi cercare veramente gratificazione dentro anche un libro potrebbe essere la soluzione. Io vi ringrazio tantissimo, chiedo di nuovo se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, perché a questo punto vedo che ci sono ancora tante persone collegate, quindi, e poi questa diretta comunque sarà sempre disponibile, faremo dei piccoli video per ognuno dei comuni che ha partecipato, già da martedì quando avrò la grafica in sede cominceremo a farli. Volevo sapere se c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa. Vedo Giovanna forse che si sta inserendo. No, volevo soltanto salutare tutti e ringraziarti per questa bellissima esperienza che è un valore aggiunto a questa tua iniziativa e sarà sicuramente proficua di bella cultura, belle esperienze e belle relazioni. Grazie. Perfetto, perfetto. Sei stata la prima a parlare e l'ultima a chiudere, quindi Giovanna. Io grazie. Ringrazio te, ringrazio tutti i sindaci e gli assessori del comune di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, quindi in Emilia, Romagna. Saluto l'assessore di Iglesias della Sardegna, saluto San Severo a Foggia in Puglia, saluto Polesella a Rovigo in Veneto, saluto Lariano a Roma nel Lazio, saluto San Salvo a Chieti in Abruzzo, saluto Portici a Napoli in Campania, saluto Civitanova Marche a Macerata nelle Marche appunto, saluto Monopoli a Bari in Puglia, saluto Alba Adriatica a Teramo in Abruzzo, saluto Maglie a Lecce in Puglia, saluto Monte Porzio Catone a Roma nel Lazio, saluto Monte Sano Salentino a Lecce in Puglia, saluto Pomezia a Roma nel Lazio e saluto Forte dei Marmi a Lucca in Toscana. È stato un piacere conoscervi anche se a distanza, ma veramente questa è una casa editrice che ha anche un salotto e questa sera è stato aperto per voi e mi ha fatto veramente piacere accogliervi tutti. La prossima volta ci sarà chi porterà il vino, già l'ha detto, chi porterà le sagne, chi i taralli e chi tante prelibatezze della nostra bellissima Italia. L'Italia che è tutta veramente una città da favola. Quindi grazie a questi comuni che hanno già aderito, grazie anche ai comuni che questa sera non sono stati presenti, mi viene in mente in comune di Messina, il comune di Carmagnola in provincia di Torino, anche loro fanno parte del progetto ma non si sono potuti collegare per altri impegni già presi precedentemente, e saluto tutti i comuni che verranno, perché noi siamo qui per fare della vostra città una città da favola. Io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima.